Grazie.
Okay, guys, looks like we are starting a little bit. Oh, scusate, no, questa sera è italiano. Scusate, buonasera, buonasera a tutti. Mi muto un tanto di qua, visto che è partito già di là, e faccio un attimo 2 minuti di introduzione e poi dopo passo di qua. Buonasera, buonasera a tutti. Qui a quanto pare si inizia col botto. Abbiamo avuto insolitamente una sub proprio all'inizio, e quindi c'è stato un po' di modifica, insomma, c'è stato un po' di cambiamento di programma, perché insomma la live sarebbe dovuta iniziare tra un paio di minuti, ma il grandissimo Puma ci ha onorato di una bella sub, e quindi a questo punto grazie. Quindi sono molto ancora più contento, insomma, di iniziare prima. Ma fosse tutti i giorni così. Siamo a 58 sub su 70 necessarie per fare il trigger del giveaway per la Legionnaire. E la nave ce l'ho pronta in hangar, dobbiamo soltanto arrivare a 70, dopodiché si parte. E questa sera abbiamo Dungeons and Dragons in italiano, quindi abbiamo la nostra campagna del destino dell'impero perduto. Stiamo aspettando, credo, solamente una persona al momento, perché ci sono praticamente tutti, manca solamente Matteo in questo momento. E quindi, se io in questo punto dovessi spostare la visuale, si vedrebbe tutto un pochettino scombinato. Quindi direi che vediamo un attimo che cosa posso fare per farvi vedere un po' tutto quanto. Direi che se io faccio così, allora, se noi facciamo così e poi metto la visuale del desktop, dovremmo vedere tutto l'allegra brigata. Infatti, eccoli qua. Fammi smutare così possiamo sentire tutti quanti. Buonasera, buonasera a tutti. Come state? Buonasera, buonasera, tutto a posto. Si campicchia. Sono momentaneamente messo la visuale del desktop, perché se metto quella della campagna, col fatto che Matteo ancora non è arrivato, è un po' tutto quanto scombinato, quindi quantomeno così magari mi vedo 2 volte io, però almeno il resto non è tutto quanto scompagnato. Matteo, vedo che ha scritto in chat dicendo che sta finendo di cenare, quindi tra poco immagino che ci raggiungerà per continuare la nostra avventura. Ah, un po' di Come state quindi? Tutto a posto, ragazzi? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Siamo qui nella Zapata Mansion. Vediamo che c'è stato un cambio di camera, a quanto pare. E anche di microfono, se non erro. Sì, ho messo il microfono nuovo, che spero che si senta bene senza Sì, frusci. sta roba si sente qua. benissimo. Ti piace? Te l'ho visto adesso il microfono. Qui da 20 minuti il microfono non l'ho visto adesso. Ma no, si sente molto bene. La telecamera, questa dovrebbe essere HD anche, dovrebbe vedersi meglio Scusate. di quella del PC. Dovrebbe vedersi un pelino meglio. Poi ti devo trovare una sistemazione magari un po' più bassa. Intanto comunque lì sulla pianta sta bene. Beh, però vedi, ci sta bene. Ah, ecco perché la mia piantina è girata. Cosa cracco la tua piantina? Tutte le foglie tutte così, guarda, per i Master, figli. dalle parti tue tutto bene? Qua devo un attimo. Ah, insomma, dai, Intanto sì. insomma, tra visite agli ospedali, raffreddori imminenti e Mannaggia. catastrofi nucleari alle porte. Cazzo, filo Visita di ricordo. Avete visto la pallina quella là in Giappone? Cosa fatto È in Giappone? apparsa. Palline di ferro, d'acciaio, non lo so, che è Ah apparsa sì, ma poi in sono una fuori spiaggia. profondità.
Una sonda di profondità. Tomboe che usano. Potrebbe essere anche qualche residuo della seconda guerra mondiale. Tornata a galla. Viaggiata. Si vede che era uno stronzo. Sì, può essere. Quasi sicuramente. Ma stai raffreddato, Carlo, ho visto. Un po' sì, un pochino sì. Mannaggia. Ah, mannaggia, guarda, io le due settimane passate sono stato col Covid, maledizione. Credo che sia l'unico, uno degli ultimi al mondo che non l'aveva ancora preso. Due settimane per tornare negativo. Sono 14 giorni a fare i test. Chi? Anche a me è andata così. Qui siamo 66%, siamo ancora vergini. Ci sono rimasto anche malissimo perché ero convinto di essere immune. Ormai. Io tra l'altro non ho nemmeno capito come me lo so preso. Non esco mai. Qui, gira di là. Sono sempre chiuso dentro casa. Passo 14 ore al giorno dentro sta stanza, no? Non capisco. E invece basta poco, probabilmente andando a fare la spesa, perché l'unico momento che ho di fuori da casa è la spesa. È andato al supermercato, poi forse qualcuno mi ha tossito in faccia, non me lo ricordo. Una botta di vita, sta spesa. Dico sempre che è pericoloso andare a fare la spesa. Vabbè, sono i punti più critici. Ma per quanto riguarda l'avventura, eravamo arrivati a questa mansion. Questa mansion. La Playboy Mansion. Questa mansion in fuori Candlekeep, che quando siamo arrivati, se non erro, siamo stati attaccati da diverse creature. Erano gargoyle, se non sbaglio. Sì. Erano statue, appunto, che si sono animate e ci hanno attaccato. E siamo stati, ma non proprio salvati, ma comunque ci è stata data una mano da Mime, che ci ha raggiunti e ci ha fatto un po' di cure, e quindi diversi danni che avevamo subito durante lo scontro sono stati riparati, ecco. Devo ringraziare me se Mime è venuto ad aiutarci. Sì, giusto. C'è chi si è fatto il culo per farci avere sto aiuto. Giusto. Diciamo che non è che era tanto dispiaciuto, quindi tanto sacrificio non lo era. Quindi Mime in fondo è un bel uomo. Allora, aspettiamo Matteo. Io sarei pronto. Sì. Ma quello che non mi ricordo, sulla mappa. Quello che non mi ricordo invece, Carlo, è noi avevamo viaggiato con Love o con Rango? Con Rango. E Rango dove sta adesso? Rango sta nel bosco col carrozzone, tipo con i carrozzoni, Sì, che canta Io vagabondo che sono io. Esatto. È lì che insieme alla bambina che avete trovato, Esmeralda, lo smilzo e un paio di cocchieri. E quindi sono là che vi aspettano che svolgiate la missione. Fanno un po' da campo base. Sono rimasti fuori da, come si chiama, sta città è Candlekeep. Sono sempre a Sono neanche tanto lontani da dove siete adesso voi. Noi siamo arrivati qui perché stavamo cercando il furetto, giusto? Se non ricordo male. Il furetto, sì. Dagli indizi vi hanno condotto a capire che Ailnir, uno dei grandi lettori della biblioteca di Candlekeep, era in realtà il furetto celato e proprio in questa serata qui è andato a,
a incontrare qualcuno, probabilmente per dargli per scambiare l'anello o altro. Poi vabbè, faremo poi al limite un recap dei personaggi. Adesso devo fare una pagina. Se l'uno potesse mettere a fare una pagina in cui scrive tutti i personaggi che abbiamo incontrato durante il tragitto. Ma manco la morte. Che ti ricordi? No. No. Dicevi se bevo cosa che succede? Ti passi raffreddore a tutti. Ho capito, ma bevo io. Figazzi, non bevo. Non ho detto io. È mio. È il mio tesoro. Anzi, bisogna mettere un'altra bottiglia in frigo. Oh. Le braccia, le gambe, però. Sono bloccato qua, non posso uscire. Sono in cognato. Allora, ma qua siete tutti quanti nella mappa fuori dalla villa. Sì, credo che Carlo, non avevamo un token aggiornato di sera con i capelli neri? E tra l'altro non so se gli avevi passato Carlo. Ah, ecco, magari non te l'ho mandato io, Carlo, forse fammi un attimo controllare, ma... Aspetta, come... Dove me lo puoi... aspetta, fammi vedere un attimo se... Io mi ricordo di averlo fatto. Magari mi sbaglio, eh? Perché è possibile, sono totalmente rimbambito. No, è stato fatto e io non ero... No, questa ce l'ho con i capelli rossi... Sera dai capelli rossi va. Pure ero convintissimo di averlo fatto. Mi faccio tornare nel chat. Faccio tornare nel chat. Ecco. È vero che sera adesso c'hai i capelli neri. Però no, a quanto pare ce l'ho solo con i capelli rossi. Eppure ero proprio straconvinto di averlo fatto. Sera di sera, sera italiana. Dovresti averci una chat di WhatsApp con me. Sera più. Sì, mo la prendo. Puoi recuperare. Eccola qua. Condividendo sempre lo schermo, eh? Sì, dovreste vedere tutto quanto quello. Dovreste vedere tutto quanto in teoria. Quindi da trovare l'ho trovata. Quindi adesso la prendiamo. La prendiamo e la mettiamo. Dove? Questo sono io. Chi si riaccia da me? Lo lascia. Lo fai. Come la patente, cioè, fidati. Tu fidati di me. Che vecchio. Allora. E è la sigla di Matteo Barone, così quando firma un nome suo. Non ci vede la segna. Matteo Oldo. Mi senti? Sono la voce della tua coscienza. Ascolta, la Stokul Deep Sing è un nano. Un Deep Sing, era un nano, però di un certo tipo, adesso non mi ricordo.
Un clan malvagio era. Un leader Durgar, c'è scritto. Sì, è un tipo di nano. Ok. L'ho letto sul manuale. Questo. Ok, ok. C'è il mio qui, no. Lo trovo sulla mia stella, mia. Sì, forse sì. Siamo già in diretta, Federico. Sì, sì. Il bello della diretta è che è proprio questo, no? Cantiamo una canzone, non lo so, facciamo qualcosa. Facciamo qualcosa di divertente per il pubblico. Poi dopo, quando si carica la puntata su YouTube, rimane per metà a vuoto. Per allora, metà di cazze, di quarzeggio. Di quarzeggio. Allora, facciamo così, anziché se non c'è Matteo, facciamo un piccolo recap generale, visto che è un po' che non giochiamo, in modo che eventuali ascoltatori possano sapere di cosa si parla. Allora, il titolo dell'avventura è Il destino dell'impero perduto. Cos'è questo impero perduto? L'impero perduto, abbiamo scoperto... Ecco, lo sapevo, arriva Matteo. Quando inizi a fare qualcosa arriva qualcuno. Che aspettavi? Mi sembra che sia in arrivo. Ho sentito un blink. Mi sentite? Allora, questo impero perduto. Ciao. Sì, ti sentiamo. Ciao Matteo. Ok, allora siamo quasi, quindi direi di... Beh. Però mi sentite sgranocchiare le patatine perché non ho finito di mangiare. È buono, siamo meglio. Non ricordavo. Quando andavo a è bello di scoprire le storie che si scrivono tanto tempo fa. Il monster se lo ricorda che noi non ci ricordiamo niente. Dovrei averla fatta adesso, Eccola qua, Carlo te la mando allora. Ok. Così per la prossima volta la puoi... Tu cosa me l'hai mandata? Te la mando su WhatsApp. Così... Ok, per il momento giochiamo con quella lì. Beh. Che c'è. Ma sì, poi con calma la puoi utilizzare. La possiamo. Ok, quindi visto che ci siamo tutti... Ok, vediamo un attimo che... Matteo, tu giochi senza telecamera? Adesso sicuramente sì. Ma perché così iniziamo eventualmente. Allora, vediamo un attimo se Matteo sta senza telecamera, vediamo un momento perché... Mi scombina... Matteo, vuoi accenderla tipo e mettere il tappo davanti? Ah, perfetto, benissimo. E poi okay. È l'unico bel ragazzo di tutto il gruppo e lo vogliamo oscurare. Infatti sì. Perché ce l'ha così almeno si... Non ci fa sfigurare, via. Non mi scombina. Adesso tutto. Che manca Valerio, che è il belloccio del gruppo, il mister Impero Perduto è Matteo. Lo nomino io che sono il master, va bene. Non mi piace essere la roba di scorta, quindi no. Non si può più nemmeno fare wah wah. Non sei la ruota di scorta. Sei secondo in classifica, è diverso. Che in questo caso è un po' come che sono l'ultimo in classifica, cosa dovrei dire? Ok, quindi ci abbiamo. Possiamo iniziare la partita. Finiamo il piccolo recap che avevamo iniziato a sto punto. Dunque, i nostri eroi sono in cerca del modo di aiutare questo impero perduto a prevenire una sorta di entità nichilista che minaccia di distruggere tutto il creato. Nel fare ciò, questo impero perduto ha reclutato questi personaggi che mano a mano pare che siano in qualche modo legati nel loro passato o nel passato dei loro antenati, dei loro progenitori, a questo impero perduto che si trova in una dimensione parallela a quella del mondo del Ferun. All'inizio sono andati a cercare un anello rubato da un misterioso soggetto che poi è riuscito comunque a sottrarsi alla cattura
e a recarsi a Candlekeep, dove doveva scambiarlo con un fantomatico furetto. Il furetto si annidava tra le mura della libreria, della biblioteca di Candlekeep, dove i supereroi hanno conosciuto un po' di personaggi e soggetti che vivono e lavorano nella libreria. E in questo ricerca sono arrivati a capire che il furetto dovrebbe essere uno dei lettori della libreria, un certo Ainir, che nasconde nel suo passato un evento tragico in una villa di famiglia, nella quale poi si è andato a rifugiare questa sera, probabilmente per incontrare qualcuno, dal momento che i nostri l'hanno visto partire dopo aver ricevuto dei segnali di fumo, nel vero senso della parola, perché è partito dalla biblioteca dopo aver visto del fumo provenire dalla foresta. E nel cuore della foresta c'era proprio questa villa diroccata, che era nient'altro che la villa che i nostri avevano visto in un dipinto nella stanza di Ainir. Arrivati nelle propaggini della villa, come ha detto Federico prima, sono stati attaccati da alcuni gargoyle messi a protezione dell'edificio e aiutati in qualche modo da un altro dei lettori, anzi il grande cantore, che si è rivelato essere una sorta di avventuriero canterino, che con un incantesimo li ha aiutati a curare una parte dei danni che avevano subito. E adesso si trovano all'esterno di questa villa insieme a questo cantore e devono decidere il da farsi. A voi la mossa. Io manderei Carlotta in esplorazione dentro. Io se riuscissi a fare un'ora di riposo sarebbe perfetto proprio. Ma mi rendo conto che sembra abbastanza improbabile. Allora. Alla tua proposta di riposarvi, non so gli altri cosa ne pensano. Perché sono abbastanza spossato dalla prova. Questa, ripeto, è una cosa mia personalissima, e chiaro che se non si può, non si può. Però qui fuori non lo so, non è un posto vi adatto. Non siamo nel migliore dei posti, via, diciamo. Esatto. No, decisamente no. Nascondiamoci e aspettiamo un goccino. Per me è indifferente. Ciao. Allora. In ogni caso dietro l'albero, siamo sette persone. Vabbè, ho capito, però è un po' difficile. Ci dividiamo, 2-3 di qua, 2-3 di là, e andiamo dai cosi vicino. No, ma non sappiamo poi se ci sono altri meccanismi di difesa, se poi qualcuno viene attaccato e siamo smezzati, così è ancora peggio. Ma se te serve, scusami, perché... Vabbè, si farà senso. Curiel, tu cosa dici? Dico che qui mi sembra troppo rischioso fermarsi, soprattutto perché non sappiamo se c'è ancora qualcosa nei paraggi. Lo so che siamo tutti abbastanza provati, anche solamente fino a questo punto, però credo che dobbiamo andare avanti. Verso gli slot incantesimi. Allora, in ogni caso, Mime, prima, comincia a intonare una melodia in qualche modo rinvigorente, diciamo, una bella melodia che dà carica. In questa melodia intona delle parole e mano a mano passa in mezzo a voi e vi tocca con... vi tocca la spalla e man mano che faccio, quando arriva nei pressi di sera, nella strofa che canta dice che ti donerà l'astuzia della volpe e quindi da adesso, la grazia del gatto, e da adesso in poi tu disporrai di vantaggio alle prove di destrezza. Sera. Sera.
Non la tocca sulle spalle. Quando incontra Zeitrax, dice che le darà la forza del toro e quindi disporrai a vantaggio alle prove di forza. E raddoppi la capacità di trasporto, se ti può interessare. Ve lo segnate, esiste cosa, ve lo state segnando, sì. Quando arriva vicino a Glau, gli dice che gli donerà la resistenza dell'orso. Avrai vantaggio alle prove di costituzione e ottieni 10 punti ferita temporanei. Puma, spiegagli come funzionano i punti ferita temporanei. Ferita temporanei, quando man mano che prendi botte le scali prima da lì e poi dopo lì. Sì, si possono fare, no? Sono temporanei. La differenza è che, non possono essere curati. Vantaggio su forza. Scusa, Carlo. Regala la salvezza del gufo. Porti il doppio del carico, puoi portare il doppio delle cose che porti. Presumo che implichi vantaggio sul tuo. Salvezza. Invece Federico, l'astuzia della volpe, quella che ho menzionato prima, che ti dà vantaggio alle prove di intelligenza. Il doppio di quello che faccio, non abbiamo nessuno dati mai nel doppio del peso trasportato. Mi è uscita, anche la coda? Vantaggio sui tiri di forza. Come? È uscita anche la coda o c'ho solo l'astuzia della volpe? No, però, però potresti in teoria usare un Bappal, se vuoi. E in più recuperate due slot incantesimi che ha usato incantesimi a sua scelta. Il problema mio non so i slot incantesimi. Comunque, grazie lo stesso, mille. Oh. Per caso si recupera anche gli slot ira? Chi non ha slot incantesimi, dai, recupera uno slot ira. Chiedo per un amico. Fanculo. Dai, allora... Non è più il mese dei bambini. Devo presumere che se l'orco prende lo slot ira, io prendo lo slot di trasformazione. Va bene, dai. No, chiedo, perché poi chiedo però... per un amico. No, non so sì, di cosa sì. Avete bisogno. No, in teoria funziona nello stesso modo, nel senso che di solito li recuperi se ti riposi, oppure comunque c'hai un tot al giorno. Questa melodia che intona mime rilassa le vostre membra al punto che ha l'effetto di un riposo breve. Ah, pensavo che okay. Ci saremmo cagati addosso, però. No, sì, ovviamente rilassando le membra può anche darsi che qualcuno se la faccia. Rilasci altre cose. Esatto. A questo punto vi dice, amici miei, per voi non posso fare di più. Purtroppo non posso entrare in contrasto con altri soggetti della... Avete della fatto fin troppo. Biblioteca. Non so come andrà la vostra... missione, quindi potrebbe essere che Ainir ne esca vivo e quindi dovremo in altri modi avere a che fare. Io vi ho dato il mio aiuto e il mio sostegno. Quello che vi aspetta là dentro aspetta solo voi ed è compito vostro affrontarlo. Se non siamo vivi noi, non ci vediamo dalla Berenice. Buona idea, ottimissima idea. A tesoro, dopo. Ciao. E ti lancio un bacio. Io mando dice che saremo troppo occupati per festeggiare dopo. Vabbè, dai, almeno un pochino. Mando il ragno, lo faccio passare sotto la porta, lo mando un attimino in esplorazione della casa. Io da questo momento sono come Anne quando va nel lupo, via. Sono completamente sì, in trance, utilizzabile, via, diciamo. Ok, allora spiega un attimino. Allora, tu hai un ragno, quindi non hai più il corvo. No, da mo' che c'è un ragno. Sì, ha fatto il rituale vario. Allora, quindi il corvo che qua li chiedi, Federico? Allora? È il mio, sì, è il corvo meccanico. Abbiamo un nuovo uccello di Federico, come i bei vecchi tempi. È vero. Allora, aspettate un attimo, devo fare una cosa di qua. Un secondo. Si chiama l'uccello di Federico? Non lo so, come si chiama il tuo uccello, Federico? È una cosa un po' intima, dai. Non
Ragnetto si chiama Carlotta. Quello che vedi, tu riesci a vedere chiaramente quello che vede il ragno? Sì, più che nel raggio di 30 metri, sì. Ok. Allora, il ragno si introduce da una porticina, dalla porta qua, sotto la porta di questa villa. Quello che riesci a vedere, chiaramente immaginati una visione come quelle appunto che si vedono con nel corvo, quando appunto lui vede attraverso gli occhi del corvo, una cosa tipo annebbiata ma chiara, nitida, cioè nel senso che capisci cosa c'è. Poi si vede un grande salone unico dentro questa casa, grande più o meno come la casa stessa. In questo salone ci sono una scalinata doppia che sale, dei quadri appesi alle pareti. Sembra che a dispetto dell'aspetto macilento della casa all'esterno, all'interno è ben tenuta, invece è stata in qualche modo ristrutturata, anche se il tetto sopra è aperto in vari punti. L'interno della casa è ricoperto di velluti, moquette, solamente rovinate in alcuni punti, ma nel complesso tenuta bene, il tutto su un color porpora. E in questa sala riesce a percepire al centro della scala doppia che sale una statua come di una figura demoniaca, e sulla scala stessa sembra che ci sia un'enorme armatura di alta circa 3 metri, e ci sono due persone in cima alla scala che vedi che confabulano tra loro. Per il resto okay, non percepisci altro tramite il ragno. Ok, non è più, se lo mando più in là esce dalla mia portata praticamente, se lo mando vicino alle statue e ai tizi. Fino a quanti metri? 30. 30, aspetta che guardiamo. No, sei il punto più lontano della casa, è a 20 metri da te circa. E lo vorrei far andare a vedere e sentire i tizi che confabulano. Lui può sentire cosa dicono? Sì, il ragno sente. Sente il ragno. Sente. No? E tu riesci a sentire quello che loro dicono? Puoi sentire? No, in questo momento sì, io come Bran quando è nel metalupo, vedo e sento quello che vede e sente il ragno. Ok. Senti, i due tizi stanno confabulando riguardo, stanno parlando di voi, ecco, quei dannati ficcanaso non la potranno passare liscia. È giunta l'ora che abbiano quello che gli spetta. Invece per quanto riguarda i nostri affari, li abbiamo ormai portati a termine. E ci ritroveremo quando questo sarà finito, ci ritroveremo nel punto prestabilito e da lì potremo iniziare la conquista finalmente. In sostanza il discorso ha questo tenore qua. Finalmente potremo rivelarci, finalmente esatto. Potremo vendicarci, no? Bene. Non percepi, quindi non, il ragno di interessante, di particolarmente interessante non vede più nulla, altre porte, aperture, cose. No, altre porte apertura, c'è una, ci sono le altre uscite, un'uscita che dà sul retro, ma sembrerebbe chiusa e non ci sono scale che scendono, ecco, o salgono. C'è questo enorme ambiente che sembra adattato un po' a quello che sono i ruderi di questa villa. Molto bene, molto bene. Bon, allora riporto indietro il ragno e una volta che rientro in me faccio presente a tutti quello che hai appena detto tu. Ok. Quella è la situazione. E dico che a me la statua e l'armatura mi sembrano sospetti. Potrebbe essere un altro scherzone come quello delle statue qua fuori, secondo me. È una probabile idea. Mai indosserà un'armatura di 3 metri. Mai indosserà un'armatura di 3 metri, a meno che non sia Gregor Clegane. Comunque non era 3 metri. A questo punto direi che non c'è molta alternativa. Dobbiamo entrare, dobbiamo cercare di fermarlo prima che questa seconda persona... Chiedo un momento, possiamo cercare per entrate? Tra le cose che
mi sono dimenticato, tra le cose che, che hai sentito dal ragno, una delle due figure diceva all'altra: io ti ho portato quello che mi avevi chiesto e ora sta a te capire come usarlo. Ok, lui gli ha dato l'anello, quindi era il corriere e il furetto, erano i due tizi praticamente. Però se ha detto sta a te capire come usarlo, vuol dire che ancora non lo sanno. Questo è già positivo. Ma fare un giro della reggia e vedere se ci sono altre entrate, no? Era l'entrata del retro. Qualcosa, anche un passaggio, che ne so, per uno scantinato, magari c'è un accesso esterno. Io mi rivelo. L'orfanotrofio dove sono cresciuto ce l'avevo. La porta chiusa che non viene usata. Ok, facendo un giro intorno alla villa, ecco, se volete fare un giro, in sostanza questo è quello che vedete, ecco. Ok, e la porta che, quella, la porta che avevi detto che non veniva usata, qual è? Allora, sul retro qua su in cima, aspetta, qua su in cima, ecco, c'è una sorta di porta di servizio che però vi appare sprangata con delle assi messe per traverso, quindi bisognerebbe scardinare le assi, fare un po' di casino per entrare. Che fare l'Oder? Invece il tetto è detto che c'era... Il tetto, il ragno ti ha fatto capire che è tutto mezzo diroccato, ecco, in buona parte, cioè tiene la copertura, però è stato bruciato da un incendio, quindi ci sono ancora i segni dell'incendio. Si può passare da sopra? E mandare i più leggeri. Ma poi gli altri che fanno? No, meglio andare tutti insieme. Allora facciamo l'Oder. Secondo me l'unica soluzione a questo punto è fare l'Oder. Ma l'Oder da sopra o due devi da davanti? Abbiamo due signori energumeni qua, ma è così improbabile, sì, scardinare una porta. Fa comunque, sì, un gran casino. Comunque non lo fa in silenzio. Non c'è nessuno che ha un incantesimo per bloccare il rumore? No, quello è molto silenzio. Più alto come. Vediamo un attimo. Mi pare che sia di guardo, mi pare che sia. No, la bolla del silenzio no, è ai primi livelli, comunque non è troppo in là. È un incantesimo, se non sbaglio, che sono forti nelle arti arcane possono manifestare. In questo momento diciamo che le arti arcane non fanno parte. Le arti divine non sono parte del nostro patrimonio di specializzazione, ecco. Scusate, però... creare un diversivo, cioè davanti qualcuno fa un diversivo mentre io, l'orco, scardiniamo la porta così da giustificare il rumore? No, neanche. Si rischia di venire beccati. Posso bussare alla porta e chiedere di entrare gentilmente? Okay. Io non lo farei, Daniels. Siamo chiamati aiuti. Suoniamo il campanello e scappiamo, ci nascondiamo. L'unica cosa che possiamo sperare è che essendo diciamo bloccata questa porta, nessuno si aspetta che qualcuno provi ad entrarci e abbiamo almeno il tempo di toglierci da lì, tempo che arrivi qualcuno. Però almeno non dobbiamo passare proprio dal allora non possiamo mettere davanti una trappola e da dietro cercare di scardinare, così quando sentono il rumore di questa trappola, di qualcosa, loro vanno da quella direzione in avanti, scardiniamo la porta, presa. Posso fare una piccola considerazione, nel senso, cioè, so che non dovrei. Però ci puoi semplicemente dire che non abbiamo abbastanza tempo per pensare a tutte queste cose. No, tenete conto che loro sanno che siete qua, cioè.
Infatti, la mia idea era proprio, cioè, sbrigiamoci a scardinare sta porta, chi se ne frega se non facciamo un casino, ma almeno non passiamo dall'atrio. Poi, cioè, c'è da dire questo, entrate voi o escono loro, detto papà. Io sarei per entrare, intanto ci stanno aspettando, bene, entriamo dalla porta principale, buttiamo giù tutto. Dov'è il barbaro quando ci serve? Io ero affascinato da... dalle idee. Ma no, Clau, dov'è l'idea? Cioè, io mi immagino, mi aspetto, perché non ci hai ancora detto di buttare giù la porta? Io sto aspettando solo quello, Io mi aspettavo invece che delle nostre idee lui fosse già partito e avesse già buttato giù la porta. Io gli ho chiesto di scardinarne una, quindi più o meno è la stessa cosa. Vabbè, in fondo, dai, Barbara, vai. E quindi in parole povere dici del barbaro adesso, vabbè. No, vabbè, se dobbiamo entrare... È la catena di comando. È bene, giusto, allora alla fine dipende tutto da lui. La porta è questa qui? Sì, tanto io ci devo andare anch'io dietro di lui o a fianco di lui o prima di lui, quindi ok, perfetto. Questo è un luogo comune, questo qua del barbaro, che ci sono 37 punti di vita. Ok, quindi entrate dentro allora. Perché sì, tutti pronti? Via. Tutti? Vale. Pam! Quanto si possa essere. Non c'ho mai punti feriti. Chi dobbiamo ringraziare per questa mappa? Dobbiamo ringraziare. Vai, ciao, Eledril. Grazie, Eledril. Grazie. Questa mappa, fra l'altro, era una figata perché non aveva neanche i quadretti, quindi si adattava ai quadretti. Cazzo, Carlo. Tempo. Prima di entrare. Sì. Cazzo, armatura di Agathys. Ok, e mi dà 5 punti ferita temporanei. Uno slot del mistificatore arcano, però la classe. Ok, quello che vedete adesso nitidamente, come potete ammirare dalla mappa del nostro gentile ospite Eledrin, c'è questa sala ristrutturata abbastanza bene. E su, in cima alle scale, c'è quello che avete già conosciuto sulla vostra sinistra, quindi qua, come Ainir. Dall'altra parte c'è un losco figuro con una capoccia pelata, un ciuffo e un pellicciotto barbaro addosso e una mazza in mano. In centro, in mezzo a loro, c'è questa statua dalla parvenza demoniaca, tetramente illuminata da una luce soffusa rossastra, e un'armatura gigantesca sulle scale che pare sia in attesa di qualcosa. Ainir si rivolge a voi, e così ficcanasando siete riusciti ad arrivare qua, e osate venire a cacciarmi nella casa di mio padre, voi luri di mezzo sangue, come vi permettete? Sei sveglio, però l'ultima volta che ho controllato sono un umano puro, ma in realtà anch'io. Io sono mezzo sangue e non mi offendo particolarmente. Ma pare che tu abbia fatto un torto a un nostro amico e siamo venuti a ripararlo. Pare che voi stiate cercando di fare qualcosa per cui non siete pronti, e adesso finalmente avrete quello che vi meritate. Avete avuto fin troppa fortuna fin qua. Ehi, non è fortuna, siamo capaci di farlo. Il soggetto alla sua destra prende la parola e mi dice: siete riusciti a sfuggire alla mia orda di zombie che ho disseminato lungo il tragitto, ma questa volta non sarete più così fortunati, dovrete vedervela direttamente con me, e vi assicuro che non uscirete vivi da qua dentro. Quindi sei tu quello che deve morire e soffrire il più possibile qui dentro. Ben, sarà il mio focus. Bene, Agenore, sistemali. L'armatura gigantesca si muove e si sposta al centro delle scale. È un'armatura semovente
che si muove di vita propria e pare obbedisca agli ordini di Ainir. Non so. E come avete preso si chiama Agenore. Agenore suppongo che sia il mio. Il suo mostro. Allora, a questo punto intanto tirate iniziativa, così tagliamo la testa d'oro. Ecco, ma prova di destrezza o di iniziativa? Sì, sì, sì. Allora, se non hai altri bonus all'iniziativa, sì, è solo destrezza. No. Ah, la paura. 18 per me. Sì, è calla, io sono già 20 dalla settimana. Io 18 anch'io. Io ho 18, 20. 11. 11, ma Mornan quanto? 22. E il vostro Andrea? 6. È vero, i due tank hanno fatto l'iniziativa di merda. Come sempre, l'altro. Poi, aspetta un attimo che tiro per loro. Che tiro di merda. Strano. Che inizia a tirare. Non sono il momento giusto. Non è necessariamente una cattiva cosa. Venone. Arrivo subito e poi l'ultimo per iniziativa e madonna quello... ok, l'iniziativa è di Mornan nel furetto ce l'ha. Bene, bene. Mornan è l'uomo dell'iniziativa e l'armatura e qui sembra non necessariamente una cattiva idea per fammi vedere, qui c'è soltanto in metri o si può anche vedere in piedi? L'ho fatto solo in metri. Ok, aspetta, allora fondamentalmente qui siamo sui 15 per 15 grosso modo. Sì, sì, ma l'importante è che sono 4 quadretti, cioè il raggio di 4 quadretti fondamentalmente, quindi tutto quello che sto mostrando qua casto evocare spine e quindi il terreno diventa spinato. Ovviamente per ogni quadretto che fanno di movimento si ritroveranno a dover fare una prova di nessuna prova, hanno il movimento dimezzato e prendono 2 di 4 danni pungenti. Quindi fammi perforanti. Capire allora, i quadretti con le spine sono del centro, da lì? Allora, il centro è da qua, sì, perché arriva a 4 quadretti da qua. Quindi copre fino... tutto. Copre tutto fino quanto che non è noi, fino a quasi. Diciamo da qua, 4 quadretti. Fondamentalmente da dopo Glau è tutto coperto di spine. Di spine, ok. Sono immune alle spine. Veramente, guarda, io stavo leggendo apposta per questo e non c'è scritto da nessuna parte, per esempio, che ne so, non ci sono limitazioni su chi prende danni da spine o no, quindi anche l'armatura se le prende, e cosa più importante, c'ha il movimento dimezzato, o a meno che non sta scritto nella descrizione dell'armatura stessa e propria, che io non lo posso sapere, che per caso è immune a qualunque. Ok, queste piastrelle qua che ho messo più o meno delimitano l'area del... No, in realtà è anche questo qua. Vabbè, perché c'ho la linea nera, ma non si vede. Però anche fin qua, sì. Ok, aspetta che sposto la limite. Ripeto, è tutta la zona agibile è tutta coperta di spirito. Ok. Perfetto. L'attuazione è solo questa qua. In realtà, beh, sì, per il momento sì. Per il momento non faccio altro.
Ok, il prossimo allora è Federico. E anzi, Federico il Puma, chi è che ha la destrezza più alta? Io c'ho 18. Penso proprio. Io 17, quindi vai prima tu. Ok, allora... sì, scusate, avevo pensato quello che volevo fare, ma non sono sicuro di quello che va. Comunque... No, per adesso tiro un sparo un Eldritch Blast, alzo il dente di squalo e grido nel nome della regina Corvo e attacco questo qui. Un Eldritch Blast su quello lì. Ok. Lui come reazione usa l'incantesimo scudo. Lo può fare su Eldritch Blast? Sì, anche sugli incantesimi c'è scritto. Ho letto sì. Prima. Gli aumenta la classe armatura di più 2, se non sbaglio, giusto? Sì, se... aspetta, se non sbaglio, di più 5. A più 5, vabbè, tira. Roll. 17? 17 con lo scudo. Lo manchi, cioè si infrange su una sorta di barriera magica invisibile che lo protegge. Brutto cornuto, grido e passo il turno. E lui, no dai, brutto no. Il Drift Blast c'ha un tiro di un sacco di metri comunque. Sì, provo, sicuramente ci arrivavo. Adesso passo il turno a Mercurial dopo aver insultato il tizio. Perfetto. Vedendo che l'Eldritch Blast si si va a tu hai cercavi di colpire lui, dove sta il pelatore, è il furetto, no, questo qui che hai indicato adesso. Sì, sì, lui, l'avete aspetta, questo qui è il furetto e questo qui è il tizio che ha detto dei non morti. Sì. No, è il contrario, quello a destra è il tizio dei non morti, questo qua con la pellicciata e il furetto. Avevo capito il contrario. Cos'è, Carlo? Il furetto è questo qui. Ok, tu hai attaccato il furetto, Davide? Io ho attaccato questo qua, vestito di blu. Perfetto, stessa cosa. Io miro l'arma che ho sul petto, miro verso il furetto e dico, prima sei riuscito a sfuggire alla Gish Blast, questa volta non so se sarei così fortunato. E sparo il mio fantastico Thunder. Com'è che si chiama? Lightning Launcher. Vediamo un po' se lo colpiamo. No, no, mi esplode sul petto il colpo. Avete come la sensazione che la regina Corvo sia piattosto contrariata dalle vostre con la mia azione bonus chiedo al falco di eseguire il force strike e vediamo un po'. Niente, c'è proprio uno e due ho fatto. Male. Senti, dobbiamo fare un salto nello Shadowfell uno di questi giorni, eh? Mi metto in un angolino e inizio a raschiare per terra col dito. Dobbiamo andare alla fortezza della regina e fare due chiacchiere. Con Giuda, oh. Facciamo la strada in ginocchio, vediamo cosa succede. Ci frustiamo nel mentre che scendiamo e saliamo le scale della fortezza. Adesso tocca a Poldo. Do un fischio ad Agenore. Fischio ad Agenore per attirare la sua attenzione, gli lancio un giavellotto. Un giavellotto. 2 5 il giavellotto si va a infrangere sulla statua alle sue spalle.
Non sono un gran lanciatore. Ragazzi, ho appena detto che siamo capaci. E allora, adesso tocca a il furetto. Il furetto fa scricchiolare, screpitano le sue manine e partono dalle sue manine, tre dardi lucenti che vanno a colpire, faccio a random, Mornan, Sera, grazie, e l'orco. Quindi subite 4 danni di forza ciascuno. Il missile magico non sbaglia mai. A me prende l'armatura, me li toglie anche te, li toglie dei punti ferita temporanei, perfetto. Devo vedere un attimino una cosa. Abbiamo tutti i punti ferita temporanei, se non mi ricordo male, no? Solo attacchi da mischia. Attacchi da mischia? No, niente. No, okay, no, i 5 danni di cold che prendi dell'armatura di Agadis solo per danni da mischia. Okay, ma non avevamo tutti quanti dei punti ferita temporanei? Non mi ricordo male. Non mi ricordo. Io so che quelli che gli ho dato a Poldo col canto lì di Mime. Ah no, quelli penso che si siano annullati comunque perché c'era un riposo breve. Quelli non si sono. Ok, quindi di mezzo al movimento l'armatura, giusto? Sì. Tutti quanti presenti, cioè, tutti che non sono noi hanno il movimento dimezzato. Ok, comunque per quanto sufficiente arriva a tiro di... Allora, è un'armatura bella grossa. Tiro di merda che io ho fatto. Oh. Vabbè, io ho fatto 8 danni. Muovendosi quanto prende? 8 danni? 8 danni. Ok. 8 danni. Perforanti, okay. Se dovesse... Perforanti, ok. Dice perdere il sangue. Allora, arrivando a tiro di Glau e Zeitrax, scaglia 2 cazzottoni. Allora, il primo contro Zeitrax, classe d'armatura. 19. Vieni mancata. E l'altro invece contro Glau fa 26, quindi direi preso. Eh. 11 danni contro i denti. Puttana. Quindi tra lì 5 da lì praticamente. Sei da lì e 4 da lì. Ah, da sì. Hai riduzione per il danno? Ah. Puma. Sì, presi pieni. Avete riduzione o li prende pieni? No, li prende pieni, non è ancora in mira. Non è ancora entrato in mira. Ok. 5. Ok, adesso tocca a Zeitrax. E tanto io curo. Che gli frega. Io sono abbastanza... Puoi attaccarlo se vuoi. A me non fanno niente le spine, vero? Ah, non ci fanno. No, se tu entri nell'aria, sì. Okay, adesso sei l'ultimo punto dove ci sono le spine, dove c'è l'armatura gigante. Se non ti muovi, no, non ti fanno niente. Rotolo. Ok, allora, visto che sono lì vicino e che questo donzello si è avvicinato, provo a colpire. Si chiama Genore. A Genore. Ehi, bello. Allora, faccio bella io che poi... Cerco di colpirlo. È tipo quello di Full Metal Panic, lì, come si chiama? Dici Alphonse. No, Alchemist. Sì, perché ho l'uno di Mercurio. 21! 21, lo colpisci. Male. Meno male che c'è Zeitrax che colpisce. 11. 11 danni, ok. 10 danni. 10 danni.
Argentati. Sì, ma vabbè, è d'argento. Quindi non c'entra niente. Ok. Vai. No, no, l'arma è magica adesso. Che gli ho dato io l'infusione. Sì, sì. L'arma è magica a tutti gli effetti. Infatti. Fatto, allora tocca a loro, tocca all'ultimo che si muove, è il tizio pelato col ciuffetto, che alza la sua mazza, invoca una qualche strana divinità in una lingua ancora più strana, e una fiamma dal cielo si proietta su Zeitrax, che deve fare un tiro salvezza su destrezza. Ma sei sicuro che ci arriva di portarlo? No, 18 metri. Vedi se un tiro su un di 20 più 21 quindi è riuscito. Ok, è riuscito e quindi subisci. Subisce, no, niente, non subisci niente. Niente, se lo riesci a schivare questa fiamma che ti scivola, che ti cade addosso. Scostandoti mi scivola. Mi manchi. Entra proprio Fausto Leali come nel film cantando mi manchi. Chissà che okay, mi toccherà adesso... aggiungere Carlo, mi toccherà aggiungere tra gli effetti sonori che c'ho qui. Sì. mi manchi. Paghiamo, se c'è da pagare la SIAE, guarda, facciamo una colletta però. Sì. La SIAE è cara. Suo. Ok. Dopo questa situazione alla Fausto Leali, tocca di nuovo a Mornan che... Bene, allora. Mornan. 30 piedi, però mi sa che è un po' pochino, eh. I piedi sono 9 metri. Qua, da qua, però sono due quadretti e sono due quadretti pure qua. E quindi mi sembra pure giusto fare così. Allora, A quanto pare la cosa delle spine non si sta rivelando particolarmente utile, perché tanto questi stronzi non si muovono. Perciò l'unica cosa che posso fare, sono la casa. In caso non ce ne abbiamo di fuoco. No, sì, dai, ciao. Se c'è ancora, sì. Però sei troppo lontana dai tizi. Infatti, allora insomma, non ha senso continuare a fare cose perché loro non sembra che si muoveranno. Perciò, innanzitutto, disattivo il campo di spine. Così vi potete muovere a piacimento. E questo costa un'azione o è un... No, perché questo lo disattivo attivando la nuova spell. Però io me lo sono messo, adesso me lo godo un pochettino. Casto Hit Metal su Agenre. Su chi? Su Agenre. E non ha salvezza, quindi si becca automaticamente 2 danni da 8 da fuoco. Ok, due dadi da 8 di... Vai, tira il danno. Che vuol dire che si prende questo qui, un affare che puoi diventare 6 e 6, 5, 11. Scalda proprio. Quanti? 11? Si prende 11 danni per questo round. E nel frattempo poi, siccome ho anche un'azione bonus, domanda.
Sì. Il cervo può spawnare qui oppure non c'è spazio? È un quadratino, c'è la statua, può spawnare sulla statua, sopra la statua. Mi devi dire se ingombra per starci sopra oppure no. Nasce praticamente da metà scala, vedete, viene su. E è larga quasi 3 metri. Se no... Vai 2 metri e mezzo, no? È larga. Perché deve essere per forza 9 metri da me. 9 metri sono così, 9 metri sono così, 9 metri sono anche così, però così poi non prendo uno. No, ci si accontenta nella vita. Lo so, quindi qua non conta. No, cioè, dai, qua non può spawnare. O destro o sinistra. O destro o sinistra. Anche perché è bella alta la statua. E allora sì, forza. Wow. Adesso non ci sono più le spine. Ok. E tu volendo puoi andare qui. Avete vantaggio per tutto. Beh, io ce l'ho. Quello con gli zombie mi hai detto che è lui, no? Sì, è lui. Ok, allora. Okay. Il cervo spona qui. Okay, cosa fa? E quando compare, fondamentalmente lui mi deve fare un tiro salvezza su destrezza oppure prendersi 2d6 danni da fulmine. Ok, ha fatto 8. Ha fallito. Ok, quanti prende di danni? Sto tirando. Si prende 10 danni. Puliti. Ok. E poi aspetta un momento, però devo essere sicuro. Ok, niente, finisce qui per il momento l'azione sua. La prossima la potrà fare la prossima volta. Ok. Allora, il cervo rimane lì. E il cervo è costretto a rimanere lì. Ok. Allora, il prossimo a tirare è il puma. E il puma di nuovo alza il suo benedetto dente e di nuovo, invocando la regina corvo, spara sul furetto. Sì. Ok, quindi cos'è che gli tiri? Eldritch Blast. Aspetta, che non ricordo quanto fa. Ah, quelli sono i danni. Scusa, ho sbagliato. Niente. Scusate. No. Voilà. Ah. Oh. 18. Finalmente. 18 contro il mago, giusto? Contro il contro, sempre contro quello vestito di blu, il furetto. Ok, 18 lo prendi. Lo scudo finiva al termine dal suo turno, finiva qui. Lui ha già fatto il turno, sì, dopo il coso. Ok, quindi lo prendi. Sono 5 danni. 5 danni, 5 danni. Ok. E non puoi fare altro? No, al momento no. Niente che valga la pena fare, per il momento. Ci sta Mercurial. A chi è attaccato stavolta? È sempre quello vestito di blu. Sempre il furetto? Ok. Allora, questo... Quando è il mio turno, provo di nuovo a prendere la mira e dico: questa volta non sarei così fortunato. E speriamo che non sono così minchione pure io a questo punto, direi. Vediamo. E proviamo a sparare un altro fulminazzo terrorifico. 19. Preso. Ah, finalmente.
e il danno del primo attacco è 9. Ok. E l'extra danno è 2, quindi in tutto sono 11 danni lightning. 11 danni da quindi. 11 danni zap. Sì, zap. E con la mia azione bonus comando il falco di utilizzare il Force Strike, che è un attacco sempre da lontano, e 13 per colpire, che mi sa che è bassino. Mancato. Come? Mancato. Mancato, quindi il colpo, diciamo l'attacco di magico, diciamo, va leggermente di lato. A quanto pare il mio falco è un po' fuori fase una volta entrato nel chiuso, una volta al chiuso. La cosa curiosa che notate è che dopo aver subito i due colpi pare che l'armatura in piedi davanti a voi subisca una sorta di contraccolpo, come se il colpo avesse colpito anche l'armatura. E rispetto alla potenza che avete usato per il colpo per colpire il mago, vi sembra che gli sia arrivato meno il colpo rispetto a quello che era la potenza con cui l'avevate lanciato. Ah, interessante. Posso fare una prova di percezione a questo punto, al prossimo turno? Al prossimo turno perché sì, perché a sto giro... Cioè, o meglio, sì. ti chiedo quando farla, semplicemente quando si riattiva il... Vabbè, che tanto io sono il primo che agisce il turno, quindi effettivamente... Sì, esatto. Allora, tocca quindi, allora Federico ha fatto, Pupa ha fatto, tocca a Poldo. Io me la prendo con Genova. Voi andate sul burattinaio. È facile a dirsi. Non ho capito una cosa, Carlo, scusami, ma... Questi quadretti qua sono agibili? Sì, sì, è tutto pavimento. Ecco, questo è un tappeto. Immaginate che è un tappeto. Ok, no, perché non sapevo se era muro o che cosa. Sì, è un pavimento. Ok. No, perché sennò e questa qua, questa zona qua è una balconata. Aspetta. All'altezza dell'incima alle scale dove ci sono loro, capito? Qua ci sono queste poltrone. Sì. Beh, io ho fatto 20. Oh, allora l'hai preso. Ma naturale, tira per il demo. Ma tu sei andato in ira per caso? No, con i bonus. E faccio 10 danni. 11 danni. 11. Ok, crei delle piccole screpolature su questa armatura, no? Poi hai terminato tu, giusto Matteo? Ok, a questo punto tocca il mago Ainir. Vince bene, vi siete divertiti, adesso tocca a me. Alza il suo bastone verso di voi, parte una scia luminosa che arriva fino a praticamente a Matteo e lì esplode in una bolla di fuoco enorme. Ma abbiamo un tiro salvezza, sì. Vi dovete fare un tiro salvezza su destrezza. Chi ha vantaggio si ricordi che ha vantaggio sul tiro salvezza su destrezza. 19, quindi tasse difficoltà, aspetta che ti dico quante era. 14, ok. Quindi Matteo è riuscito, Andrea è riuscito. Io sono 17 e resisto al fuoco, comunque alla resistenza al fuoco. Quindi prendi metà dei danni che hai già dimezzato. Io 26. Vabbè, sì, abbiamo capito la passata. Io ho fatto 16. 16? Sì. Riuscita? Federico? Mo te lo tiro, Vediamo un po' quanto schifo fa. 15. 15. Tutti riuscite a tiro salvezza, quindi dimezzate
prendete, compresa anche l'armatura, 16... Aspetta, l'armatura deve fare il tiro salvezza, però. E lo fallisce. Quindi voi prendete 16 danni da fuoco. Micchia, 16 però, dimezzata. 16 già dimezzato. Ok, Zeytrax ha anche la resistenza ai danni da fuoco. Di lei prende 8. Dimezza ulteriormente Zeytrax? Sì. Ok, quindi prende 8. E tutto intorno a voi si generano delle fiamme, un principio di incendio di nuovo nella casa. Sta cominciando a bruciare gli arazzi, tutto intorno a voi. Prende fuoco. Quindi ti consiglierei. Ok, mi tocca adesso all'armatura, la quale notate che alcune crepe che ha nell'armatura stessa, nell'involucro, si cominciano a rigenerare, cioè hanno una sorta di rigenerazione, come se recuperasse in qualche modo un po' di energia. 49, scusi. E come prima, le due persone davanti all'armatura, allora Zeytrax non viene colpita e neanche Matteo, vabbè, però cazzo, così non si può neanche giocare. Cioè, vabbè, cazzo. Carlo, tu sappi che questo è il motivo per cui ti vogliamo bene. Esatto, cioè, basta, andiamo avanti così, arriviamo ai mega boss finali che mi fanno degli uno. Beh, tanto abbiamo preso tutti quanti 16 pezzi, e così se non ricordo questi escamotage. Va bene, dai, l'armatura si vede ancora rintronata dal colpo della palla di fuoco, non riesce a quagliare, mentre il sacerdote in cima alle scale, vedete che mormora una preghiera ad una delle sue divinità. E posso a lui appare un'aura malvagia che sembra gli dia dei benefici. C'è qua. Quindi fa. Sì, vabbè, comunque è quello che sta facendo adesso, è quello che mi turno adesso. Recupera, dove cazzo è lui? Qua, eccolo qua. Ok, questa è la sua azione per questo turno, è questa qui. In sostanza. Ok, i nemici hanno esaurito le armi a loro disposizione. Ora tocca a voi. Quindi tocca a me. Vai Matteo, tocca a te. Tuo. Esatto. Non tocca allora a me. Zeytrax ha fatto il turno. Ma io venivo dopo i cattivi. Sì. Ah, scusa, minchia, è vero, c'è Zeytrax ancora. Ero perché ero convinto che avevo fatto un tiro talmente di merda che non ci fosse più nessuno. No, il tiro di merda non si può, l'ho fatto io. C'è chi l'ha fatto peggio di me. Vai, Andrea. Allora, volevo chiederti una cosa. Se io mi sposto verso... prende il pacco di opportunità, sì. Se fa questo movimento qui anche sì, perché disingaggia, cioè non è sì, un perché esci dall'area, sta comunque minacciata, quindi sì, non se va a morire. Se vai via il grossone può attaccarti con vantaggio. Allora attacchiamo ancora il grossone, che se volevo agirlo, però e se invece ci va dietro? No, non succede niente. No, se ci va dietro, resta nell'area minacciata, però deve finire. No. Okay. Allora vado dietro e provo a colpirlo sorpresa. Due volte. Sì. 2 ore 12. Ok, vai. Ok, 18. Allora, 18. 19. 19 con quello di Mercurio, il 19. Ok. Preso, tira per il danno. Allora, 13 danni. 13.
Bella botta. 13. No. Bella botta. Ok. Ah, basta, adesso tocca Morna. A cosa? A Matteo Morna. Bene, perché si deve reggere forte, perché si becca altri 14 danni da fuoco e automatici, perché sto mantenendo hit metal. Senza e tiro salvezza? Senza tiro salvezza, perché è fatto lui di metallo, non può fare nulla. No, ok. Si scioglie? Sarebbe riscaldare il metallo. E quindi poi guardare un attimo questa cosa per vedere se c'è una gettata. Facendo così l'armatura si scioglie? No. Eventualmente sì. Ok. Cioè, quando raggiunge 0 punti ferita, in teoria si scioglie. Trenta piedi, quindi no. Se ne può parlare dopo, però adesso no. No, una cosa... giusta da fare sarebbe effettivamente, va bene, invece che attaccare ancora poi in teoria potremmo arrivare però in altri modi, no, invece che attaccare ancora curo Glau e uso cura ferite su di lui. E si riprende 5 più. Era di 8 più modificatore di spellcasting, no? Sì, cura ferite, se non sbaglio, sì, Fetteri. Lo controllo qui, ma dovrebbe essere esattamente. Sì, perché Healing Word invece no. È un di 8 più spellcasting, sì, è in sì. Chat. E allora si prende 10 punti free. Okay. Se hai perso punti ferita temporanei, ovviamente ti riprendi quello. Sì, ma è già andato parecchio oltre. Ah, vabbè, ok. E il cervo invece può arrivare fin qua. Sulla scheda. Poi da qua. Ok, allora il cervo fa una manovra interessante. Va qui. L'armatura deve fare una prova di destrezza pari a sempre a 15. Okay. Dimmi se la fallisce. Fallitissima. Bene. Boh, oggi scusate. Vabbè, mi immagino che un coso del genere comunque ci abbia una destrezza sotto i piedi, quindi c'ha senso. Sì, quello sì. E quindi praticamente si prende un D6 più 2, si prende 7 danni da fulmine, mentre 7 danni da fulmine, sì. Quello che poi succede è questo: siccome si sta teletrasportando, ovviamente lui va 1, 2, 3 qua. Glau si ritrova accanto a Zectrax, quindi sposta di Glau. Io mi trovo qua, mentre Sera si trova davanti a me o davanti al cervo, decido.
Anti proprio? Eh? Anti, eh? Beh, ti puoi anche mettere accanto a Glau se vuoi, ma io non te lo consiglio. O accanto al cervo se vuoi. Per adesso sto lì davanti. Tanto guarda, questi ci prendono da dovunque, quindi non ha senso stare davanti o dietro. E finisco l'azione qui perché ho usato tutte le azioni possibili. Chiedo scusa a Mercurial, ma non c'era altro modo di fare. Avrai modo di spostarti a tuo piacimento. Tu comunque l'auto. E ora abbiamo un po' ribaltato le cose. Adesso possiamo andare a fare una discreta incursione. Sì, ce l'ho qualcosa che posso fare. Ah, giusto. Visto che anche è il mio turno, volevo chiederti, per caso, facendo una prova di percezione, se mi accorgo che quando prende danni l'armatura, per caso la prende anche il mago? Penso di no, però io chiedo. No, sembra di no. Il okay. Contrario sì, ma quello no. Magari li prenderà quando morirà, se abbiamo fortuna. Finito l'azione. Sera. No. Allora, sera, a questo punto, visto che si trova una discreta vicinanza, esatto, uso uno slot incantesimo. E io se volevo mettere là. Lo slot incantesimo da Warlock per castare sortilegio sul pelato. Sì. Sortilegio fa un'azione, si usa con un'azione bonus innanzitutto, e nella cara che mi caccia brutta che c'ho, scusa, io. Ricordati, se lo so che cosa vuoi tirare, se lo vuoi fare. Ah, aspetta, non te lo posso dire. Vabbè, devo ricordare. Sortilegio sarebbe Hex? Sì, Hex. Sortilegio, allora sì, ok. Devo scegliere una caratteristica, dargli svantaggio. Lui da questo momento, quindi facciamo che ha svantaggio sulle prove di destrezza. Prove tiri salvezza vari. Peccato. Solo sulle prove, non sugli di salvezza. No, purtroppo era stata una mia sbagliata interpretazione. Okay, okay. E molto bene. E una volta fatto questo, mi avvicino a lui. Se mi è buono, sono già usata, quindi dopo tocca restare lì. E attacco con lo stocco. Sì. Attacco con lo stocco e quindi ho più 6. Che sono grave. Ok. E vaffanculo. Faccio 8. Ah. 8. E entra in campo Fausto Leali cantando. Anche. Va bene, io devo mantenere la concentrazione per un'ora. E com'è che funziona se mi attaccano e prendo danni con la concentrazione? Devi fare un tiro salvezza su sì. Costituzione. Con svantaggio, okay. Mi pare, però. No, tiro salvezza no. Su Costituzione. Ok, in questo momento comunque sto mantenendo la concentrazione. Non succede niente di strano. Okay. E mi pare però che la classe difficoltà è pari ai danni che prendi, giusto? Quello devo un attimo ricontrollare, non me lo ricordo. Sono abbastanza sicuro che sia così. Intanto tocca a Mercurial, io vado a guardare quella cosa. Ah, perfetto, ok, lo guardi tu. Io allora intanto, quando divento nel mio turno, il mio focus in questo momento è sempre sul furetto. Abbiamo instaurato questo duello a distanza, questo duello di magia a distanza, e siccome prima lui si è divertito lanciando il dardo incantato, anche io punto il dito verso il cielo e poi lo scaglio verso di lui e partono 3 dardi che lo colpiscono. E okay. Il mio dardo incantato invece di dardo ferisce e missile magico, no, dardo incantato, vabbè, è la stessa cosa, no, in italiano è dardo incantato.
È dato incantato. Se non l'hanno quindi sono 1 e sono 5. 5 e 2. Quindi sono 12 danni force. Beh, oh. Come prima, ti sembra che parte di questo danno venga assorbito in qualche modo dall'armatura. Perfetto. E come azione bonus comando al falco di attaccare a distanza il furetto. 25. Ah, oh, finalmente. Tutta la convergenza. Quanto pare adesso il falco sembra che abbia preso un po' più di mestichezza con l'ambiente circostante e gli dà 6 danni force. Quindi in tutto sono stati 12 più 6, 18 in tutto, tutte e due. Ok. Ora scusate, per mantenere la concentrazione la CD è pari a 10 o la metà dei danni subiti a seconda del più alto. 10 se la metà dei danni subiti è più bassa. Ok. Ok, bene, quindi Federico ha fatto, tocca a Poldo. Tau entra in ira, che non si dimentica. A giro attorno all'armatura. Mannaggio. Lancio un fulmine sempre all'armatura. Fare un tiro salvezza sul destro. 13. Deve fare un tiro salvezza su destrezza. 13. L'armatura. No, per dimezzare. Comunque l'armatura, ho fatto 2, giusto? Due. Quant'è la CD? 13. 13? Sì. È riuscito. Quindi di mezza e prende un danno. Un danno? Ok. E poi tiro un fendente. Mm. 16. Tiro per colpire? E totale mancato. Oh, aspetta che ho il vantaggio, giusto? Sì. Peggio. Ok. È finito? Sì. Bene, bene, Mercuriel. Vedo che sei venuto qua in cerca di vendetta. Ma temo per te che farai la fine del tuo maestro. Il vecchio Omastar non ficca naso, proprio come te. E adesso, finalmente, potrai raggiungerlo all'inferno. Alza di nuovo la bacchetta. Maledetto. E sopra di voi vedete che il cielo diventa, cioè anche se è all'interno, si crea come una sorta di nube di tempesta e comincia a piovere su di voi una tempesta di grandine che ha come epicentro qua e prende questa, quindi vi becca tutti e sei compreso il soggetto qua, il buon bestionazzo. E dovete fare il tiro salvezza su destrezza. Che malata della destrezza. 20 riuscito. 20 naturale riuscito. 13. Quanto? 13? 13. Io ho fatto 16. Tuo caso 16 è riuscito. Qua manca solo Zeitrax. 7. 7? Sì. Allora, Zeitrax e Mercurio l'hanno fallito, quindi i danni al momento sono 6 danni contundenti per chi ha fallito il tiro salvezza e 3 per chi è riuscito. Ma il tiro c'ha anche, se sono contundenti, anche il, ne prende solo 2, anche la resistenza. Ma questi non so, danni magici però alla fine.
sono contundenti questi, aspetta, adesso invece arrivano. Comunque tre. E io due. 18 danni da freddo. Chi è riuscito di nuovo ne subisce la metà, chi ha fallito se li becca tutti. Bene, io sono 8. Morto, sono a meno 2. Urca. Quindi devi fare tiri di salvezza per la morte. Sì. Devi essere stabilizzato. Sì, devo, vabbè, per adesso devo aspettare, quando è il turno mio. Quando è il turno tuo, ok. Ah, vedete che Mercurio cade a terra tramortito, proprio come nelle intenzioni del furetto. Il piano del furetto ha avuto buon esito. E niente, ora tocca all'armatura. Avete segnato tutti i danni? Aspetta. Quanto è il totale? 3 più 18? 3 più, sì, 18. Porca troia, comunque 18 danni, vedo. Questo è bravo. Il terreno adesso è un terreno difficile. No. 23? 10 punti di vista. Resta 4 F. Tu continui ad attaccare. Sì, qualcuno pure. Il cazzo non c'è come il vento. Tocca l'armatura. L'armatura inaspettatamente prende e si va a posizionare di fronte al suo padrone. Beccato attacchi d'opportunità, eh? Sì. Beccato attacchi d'opportunità da tutte e due. Ok. Con vantaggio, tra l'altro, perché gli stavano... vantaggio, sì. Attaccato tutte e due con vantaggio. Tirate. Due tagli davanti. 10... 18. 18. 18 preso. Quanto? 26 preso anche tu, tirate per i danni. 8 Matteo? 14. Oh, bella botta, fatemi fare due conti. È messa maluccio l'armatura. Ok. Adesso tocca al sacerdote, il quale sì. Devo toccare? Sì, per fare alcune ferite, sì. Lancia contro Sera, prova a colpirla con la sua mazza. Ma ti manca. Anche ti manca? Sì, ti manca. Ok, adesso tocca quindi di nuovo a Mormon. No, tocca a Zetra. Zetra, bravo. Oh, madonna, scusate. Scusa Andrea, non è colpa tua, è che penso sempre di essere l'ultimo. Sì, non ti preoccupare, ricordati che... Allora, io... Scusate se esisto. Io... Allora, io, visto che l'armatura è maluccia, mi avvicino all'armatura, proprio cercando di... dare il meglio, di ammazzarlo, vediamo di colpirlo, ragazzi. Manca. Lo manco. Come lo manco.
l'armatura è messa molto molto maluccio, perché si è beccata anche lei gli effetti della grandinata, chiaramente. Fatto 8 praticamente. Ok, e allora adesso tocca a Mornan. Bene, allora, secondo me, come azione bonus, innanzitutto ok, range non me ne frega un cazzo, posto così, allisci se li brocchi dopo ti... allora sì, come azione bonus invece di far muovere il cervo uso parola della guarigione su Federico. Ok. E praticamente ora gli curo, vediamo qua, dove cazzo sta il 4. Vabbè, lo tiro qua perché non lo so. Vabbè, sì, vai, vai. Roll di 4. Ok. 3 più 5 si riprende 8 punti vita innanzitutto. E quindi non è più morto. Non è più morto, no? Parto, Matteo, i punti partono da meno 2, quindi in teoria vado a 6. Sì, vai a 6. Okay. Almeno credo, cioè. Sì, sì, credo sì. Beh, stavo a meno 2, quindi immagino che curato 8. Ok, quindi non c'è bisogno della stabilizzazione. Cioè, no, vale come no. Stabilizzazione. È automaticamente stabilito e torna su. Tuttavia la situazione è ben troppo succosa per non essere sfruttata. Detto, visto che vi piace così tanto colpirci tutti insieme, forse sarà il momento di far tornare il favore, e praticamente uso il mio ultimo slot di secondo per castare. Quindi hai un'azione bonus per tirare questo affare qua? Sì, Healing Word è un'azione bonus. Ah, la, okay. La cura era l'azione bonus, Carlo. Okay. E come azione normale invece faccio partire da, mi pare che era qua. Sì, a qua. Shatter, il famoso shatter. Di cui, essendo l'armatura sempre... innanzitutto l'armatura si prende altri 2 di 8 di danni da fuoco, non stavo scordando. Automatici. Che, ok. È 4 e l'altro è 8, quindi si prende 12 danni così. Allora, l'armatura crolla praticamente dentro questo buco qua e si schianta al piano di sotto, ai piedi della statua. Adesso provo a farti scudo con questa. E praticamente casto shatter su tutti e due. E loro invece hanno un tiro salvezza. L'armatura non l'avrebbe avuto, ma si è già spaccata. Quindi okay. Si è già sciolta. Quindi sarebbe stato carino se gli fosse sciolta addosso, ma purtroppo non credo che sia il caso. È parzialmente sciolta, ma è ok. Vai. Vabbè, è caduta giù come Darth Maul, fondamentalmente. Sì, praticamente sì. È un piano sotto. Hanno un tiro salvezza su destrezza. No, aspetta, non era su destrezza, mi sa che era costituzione. Shatter. Fammi vedere. Sì, costituzione. Cos'è quello di 15, ovviamente. Devi dirmi se lo passano o no. Allora, uno no, il mago a sinistra no, e l'altro neanche. Perfetto. Sì. 8 e 6, 5, 6, 11 più 8, 19. Si prendono 19 danni da tuono. E praticamente vedi le loro orecchie sanguinano. Molto bene. Allora tocca sera adesso. Tocca sera. Allora, questi due individui non sono messi particolarmente bene, vero? Cioè, a questo punto mi sembrano danneggiati.
adesso con quest'ultimo colpo di Matteo sono messi piuttosto male. Allora, io uso l'azione bonus del ladro intanto innanzitutto per disingaggiare un po', anche se mi colpiscono anche da lontano, però quello ha cercato di darmi una mazzata e io mi levo di culo, come si dice, giù, e casto sonno sul furetto. Ok, il mio ultimo slot che mi rimane, sonno, allora, sonno, prendere il casco protettore, vi sento da Twitch. Ah, ok. Allora, aspetta che ti dico quanti dadi devo tirare, che non me lo ricordo, e di che tipo soprattutto. Sono 5 di 8. 5 di 8, se il risultato è più dei punti ferita del tizio, si addormenta. 5 di 8. Ma che cavolo, devo togliere i filtri. Posso tirare? Un attimino. Non c'è tiro salvezza. L'incantesimo di che livello è? No. Uno. Allora lui interrompe il tuo incantesimo lanciando un controincantesimo. Quindi annulla l'incantatore, tenta di interrompere. Se la creatura sta lanciando un incantesimo di terzo livello, l'incantesimo della creatura fallisce e non effetto. Ok, quindi non casto, cioè, quindi comunque il mio slot se ne va a farsi benedire, non ho più slot. Male. Ok, non prendere, ok, e quindi basta, è finito. Quindi il mio turno che ci fa, mi faccio un Mercurio, quindi sei di nuovo in gioco. Sì, sono di nuovo in gioco, sono visibilmente provato da questo 1-2 tra prima la palla di fuoco e poi la pioggia di grandine. Cerco di prendere comunque la mira con il lanciafulmini e provo comunque sempre a sparare sul furetto. Ok. E vediamo un po' se la mira è buona. Direi di sì, 25. Ok, tira per i danni. Quindi il colpo è un buon colpo e il danno è 11 con l'attacco e poi viene un secondo fulmine che colpisce... E colpisce il furetto e sono 5, quindi in tutto sono 16 danni fulmine. Okay, vieni trasportato in una sorta di momento onirico in cui la regina Corvo ti appare, ma per un attimo, e poi assume le sembianze del tuo maestro Omastar, che ti sorride e ti ringrazia, ti dice: grazie mio allievo, adesso potrò finalmente riposare tranquillo. Grazie a te, alla regina Corvo, finalmente avrò pace. E vieni ricondotto tempestivamente nel piano di esistenza e vedi che il tuo fulmine schianta il furetto contro il muro e lo spiaccica, prendendogli praticamente il petto in due. E casca a terra morto. Ostacolo. Visibilmente provato, comunque... Comando anche con la mia azione bonus al falco a questo punto di colpire l'altro incantatore. E okay. Vediamo un po'. Ah, 24. Oh, un buon turno. Siamo svegliato malissimo. Svegliato un po'. È risorto, è risorto e fa 4 danni force. E, vabbè, io aspetto che quando si è risvegliato, si era odiato pure il culo. Quindi, insomma, e una volta, colpito anche col falco, indico Mornan e segno col pollice. Aspetta, okay. Che mi diciamo così Discord aperto, che hai fatto col pollice? Ah, e niente, pollice in alto. Okay. T'ho indicato e ho fatto bella. Bella. Bella lì. E anche l'altro incantatore è parecchio provato
dal colpo del... del falco. Vabbè, ha fatto 4 danni il falco, adesso... raga, più che altro sarà il colpo di Matteo che ha fatto male. E adesso tocca a sto punto a Clau. Voglio vedere se riesco a finirlo. A questo punto ci dovrei arrivare. Ci arrivo, 9 metri precisi. Cioè, aspetta, però, non era terreno difficoltoso adesso che c'è stata la grandine? Sì, è vero, la grandine, è vero. Quindi ti vuoi solo la metà? Sì, yeah, è vero. Cioè, a meno che non sparisce quando è morto il coso, non lo so. Aspetti, dico subito quanto dura. No, dipende se permane anche dopo che è morto l'incantatore. Allora, Matteo, spostami l'attimo del cervo. Fino alla fine del turno successivo dell'incantatore, quindi comunque questo turno qua ancora lo è. È difficile, sì. Mi permane. Matteo. Permane. No, niente, scusa. Niente, buon posto. Qui Matteo arriva qua, Glau. E qui quant'è il raggio dell'ira? È 3 metri, no? Non ci arrivi comunque, neanche a tirare il fuoco. Ti provo con un giavellotto a questo punto. A questo punto, a stivrezza. 3. 10. 10? E non sono un gran lanciatore. In tutto? Anche stavolta lo manchi. E adesso tocca a Zeitrax. Quindi mi sposto così? In realtà no. Perché no? In questo caso no. È perché Morla. No, è perché ci stanno, cioè ci sta. È vero, c'è il coso accidentato. No, non è che è terreno accidentato, è che lei non può passare per qua. Fa la L è uguale. No, nel senso, cioè, qua è vuoto, capito? Ci arriva. È chiaro che fa il giro, comunque sì, ci arriva in 6 metri, ci arriva. Il terreno accidentato è solo il primo quadratino, questo qua. Qua è il terreno accidentato. 6 metri ci arriva comunque. Quindi ci arrivo con 6 metri? Sì. Ok, arrivo lì e gli dico che è arrivata la sua ora. Adi, mi affido a voi. Vediamo se è arrivata sul serio. 19. Dice, direi che è arrivata la sua ora. Tira per i danni. Uffa, lo volevo uccidere io. 8. Minchia, dimmi come lo uccidi, come vuoi ucciderlo. Lo trapasso proprio, se posso, proprio da parte a parte. La montagna. Tipo la montagna. Ah, ok. Non è finita qui. Qualcuno ci vendicherà. E muore sulla tua spada. Ciao. È il nostro... Chiedo a Zeitrax di lasciare un attimo la spada conficcata nel tizio. Ok, allora lo lascio proprio a metà. Fare il mugshot? No, casto un fulmine sulla spada di Zeitrax e carbonizzo il cadavere. Dico, così non ti risolleverai mai più, porco necromante. Pare che l'area sia stata sgombrata. Beh, c'è da stare attenti con questi demoni. Quindi cosa c'è di bello in giro per la casa addosso ai tipi? Prima di tutto è il caso di curare un po' di gente. Io mi bevo una pozione, tanto così che ci sono. La pozione che era 2 di 8?
di 4. 2 di 4 più 2. 2 di 4 più 2, ok, la prendo pure io una. Sì, credo che a questo giro ne prenderò una anche io. Attenzione di qua. Ecco. Quanti siete in 5? Una, va. E si beve in compagnia. Allora, come punti esperienza fanno 1130 punti esperienza a testa. Punti ferita, vabbè, io ne prendo 7. Quanti hai detto, scusa? 1130. 1130 punti esperienza a testa. Capitano, non ci siamo ancora. Mi vedo anch'io una cosa. Allora, vediamo un attimo. Anche la del Di 4. Ma comunque ridendo e scherzando c'ero vicino anch'io. Allora, ok, quindi siamo ancora un... ok, 6000. Ok, manca... a me mancano 400 punti per il livello 5. Beh, i miei attuali punti esperienza sono 61 61. Zebrax, quanti hai presi? Qua 3 più 2 5 5 6. Se qualcuno dovesse ancora essere messo, dovesse essere ancora messo malino, posso quantomeno usare il kit da guaritore. E io bene non sto. Per questo dicevo, prima di andare a fare razzie, magari venite un attimo qua e ci penso così. Anche perché non si sa mai, metti che c'è qualche trappola, così morire in modo morire dopo sarebbe veramente stupido. Se c'è qualcosa lo accetto volentieri, eh. Sì, però pure non sta bene. Quanto sono? Allora, vediamo. Innanzitutto facciamo il culo. Quindi sono 30. No, 29 contando chi sei. 23 più. Poi se usi il kit non posso prendere la cura fino al prossimo. Fino a che non faccio un riposo breve. Ne sono 5. Mi dispiace, Federico, è uscito fuori 1 più 4, quindi ti prendi 85 punti. Sono arrivato a 19, tra mozzichi e bocconi. Poi, uno anche per sera. Mi sa che mi ciccio pure un'altra pozione, va. Tanto ce n'avevo no, tre. se vuoi posso anche castarti una cura, ma... era per minimizzare, ecco. No, vabbè, sono tornato a 24, ho preso due pozioni più la cura tua, sto a posto. Va bene, allora Sera invece... Sera è un po' più fortunata, si riprende 7 PF. Buono, sto a posto. Non sono full, ma mi sento bene, via. Me ne faccio uno anche io, perché non sono messo bene. E faccio... vado a 24 punti. E qualcun altro ha bisogno di primo soccorso? Ma io sono più o meno a metà dei miei punti ferita. E tanto, guarda, fatte sistemare. E voi state voi orchi avete la, fate sempre gli stoici e poi poi restate veramente a due passi dalla morte. Okay, e Glau pure è sfigato se vi ha solo 5 punti ferita. Perché ti sei mosso troppo e ti lamentavi troppo. Non stavo fermo. Faceva il male, diceva, no, vabbè, a me non mi serve. Zectrax, come sta messa? Io sono a 36 di 45, quindi... Ma senti, per non sapere leggere e scrivere, dico, senti, ma che faccio? Sei l'unica a cui non gli do... ci mancherebbe altro. Ti prendi pure 8 punti fede, tia. Vai a 44 su 45. Amore, va. Possiamo procedere all'ispezione stato del demonio... Okay. Allora, andate a ispezionare il mago, immagino, no?
il furetto, il soprattutto il furetto, io inizio col furetto perché sai. Allora, il furetto è morto in una smorfia di dolore, no? Addosso a lui trovate la sua bacchetta magica, che vi sembra un oggetto interessante. Trovate un amuleto che ha disegnato sopra una maschera che sembrerebbe la faccia del dell'armatura che è precipitata giù di sotto. Intanto prendo quello che c'è lì, che è a disposizione, quindi se c'è questo medaglione e la bacchetta, la bacchetta è un anello. È l'anello che stiamo cercando in base alle descrizioni? In base alle descrizioni ti sembrerebbe di sì. Ok, faccio presente che abbiamo che c'è l'anello, che almeno c'è l'anello. Quindi lo prendi? Sì, prendo la bacchetta, sì. L'amuleto, l'anello. E l'anello, sì. I resti del prete, c'è qualcosa di interessante? Allora, nei resti del prete... La cosa fortunata è che i fulmini funzionano, che carbonizzo soltanto la carne, quindi il resto è tutto a posto. Allora. Così non faccio screzi a sera qua. Allora. Addosso al soggetto trovate una sacca di monete contenente 50 monete d'oro. Inoltre il suo pellicciotto che indossa vi sembra piuttosto interessante, vi sembra insolito come oggetto, ecco, il pellicciotto che ha indosso. Si è resistito al fuoco? No, non è stato colpito lui dal fuoco. Io sono il pellicciotto insolito. Te lo prendi tu? Lo facciamo analizzare e soprattutto lo facciamo purificare, perché addosso a un tipo del genere, ok, deve avere delle energie molto negative. Ve l'ho portato. Comunque ve l'ho portato il pellicciotto. Il pellicciotto potrebbe interessare a me. Potrebbe. Ok, riguardo l'amuleto con la faccia, cosa vuoi fare, Federico? Per adesso lo tengo, stavo cercando di vedere un attimo informazioni sullo spell di identificazione. Ok. Qualcuno di noi ha per caso con sé una perla di... 100, di un valore di circa 100 gold? Per forza una perla? Posso pescare dalla borsa dei cosi? I componenti? Purtroppo no. È troppo. Come barbieri. Fammi vedere qua sul... Servono? Se non ce l'avete, per adesso non posso identificare gli oggetti, quindi non lo indosso, ma lo tengo comunque nello zaino. Ok. Sì, no, qua nel coso non c'ho scritto da nessuna parte che abbiamo gemme varie o cazzi vari. Tutta più, se torniamo dopo, se dovessimo tornare in città, vado a cercarla e me la compro. E così poi, tanto non viene consumata dall'incantesimo, per cui è riutilizzabile. Ok. Attingi il fondo che abbiamo. E molto bene. Vabbè, sentito l'interesse del pellicciotto da parte di Mornan, glielo lancio. Okay. Ma non adesso, io non voglio toccare questo coso. Io ormai te l'ho lanciato. Puzza di necromante. Ormai te l'ho lanciato.
lo raccolgo con un bastone e dico a Glau di portarlo finché non l'abbiamo fatto purificare. Ok. E quindi tornate verso la biblioteca, rimanete, vi trattenete. Sera, mi sembra che tu ci stia andando un po' piano, non è neanche controllato il resto dell'antrone. Infatti è quello che io veramente volevo dare un'occhiata da vicino alla statua. Okay. A me sembra una buona idea spaccarla quella statua, e penso che faremo anche molto contento il mezz'ora. Mi controllare se ha meccanismi, scritte, robe. La statua noti che ha un riverbero rossastro alla sua base, in sostanza, cioè dalla base parte una luce che non capisci da dove cazzo arrivi sta luce, perché sta statua stia brillando, non c'è una fiamma, non c'è una lampada, è come se la roccia stessa in qualche modo brillasse, avesse questa sorta di riverbero. Posso fare una prova di qualche tipo per capire qualcosa? Conoscenza arcane, roba del genere. Conoscenza arcane, sono messo malissimissimo. Però vabbè, vediamo. Semmai. Comunque 20. È non naturale, 19, via, ho fatto. Più 1, 20. In base a quello che hai appreso nei tuoi viaggi, è una statua che riproduce una sorta di divinità, di creatura demoniaca dei piani inferiori. E l'aspetto è quello di un umanoide cornuto con delle ali ripiegate e un forcone. Sembrerebbe un demone dalla descrizione, o un diavolo, più un diavolo che un demone. E a livello di meccanismi e robe varie, niente, direi. Meccanismi non ne ha, non ne riesci. Fai una prova su scoprire trappole, investigare, sì. Dovrebbe indagare, suppongo. Sì. No, stavolta ho fatto uno proprio. Ok, non ti sembra di trovare nulla a livello di trappole. Ok, se ci appoggio la mano sopra... La stai analizzando da sopra o sei sceso alla sua base dove c'è la luce? Sono sceso giù, lì. Avanti. Ok. Ci appoggio la mano? Sento caldo, okay, La senti un certo tepore, sì, ha un certo irradia un certo tepore. Bene. Chiedo Lau. Oh. Per favore, non è che avresti voglia di provare a spingerla via? Brutta idea, che brutta idea. La statua. Che brutta idea. Tiene le trappole. Io mi allontano, con la... Riesco a percepire pericolo nella statua? Fai una prova di percezione. Avete un incantesimo di percezione del pericolo o qualcosa del genere. Lui ha proprio la percezione del pericolo del barbaro, via, che in teoria gli dà tipo i sensi di ragno. Sì. Deve fare qualcosa o è automatica? È innata. È innata, quindi sì, percepisce pericolo. Spostatela, ti dice che è meglio non toccare, via, quantomeno. Lascia perdere, non è una roba. Okay. Allora, ragazzi, sappiamo che qua a quanto pare c'è qualcosa che potrebbe non essere del tutto benevolo. Chiamare i rinforzi, no? Vogliamo lasciarlo qui a rischiare, far rischiare che si espanda, o lo vogliamo eliminare? Tu dici chiamare rinforzi? Un momento. Posso fare una cosa in questo momento? Questo sì. Magari prenderò... Ho bisogno di 10 minuti per eseguire un rituale, che è il rituale di...
Detect Magic, quindi rilevazione del magico. Io mi sposto da una parte e mi limo le unghie. Diciamo che per la durata di questo, diciamo dopo che ho eseguito questo rituale, per cui ho bisogno di 10 minuti, percepisco la presenza di qualunque cosa che sia magica all'interno di questa stanza. Ok. E come si dice, dove ti posizioni per fare questo rituale? Allora, diciamo al centro, in modo che riesco a prendere più parte della stanza possibile. Comunque di sopra, non vai di sotto. Beh, considera che sono qualunque cosa entro 30 piedi, quindi qualunque cosa entro 9 metri da me, in qualunque direzione, okay. Quindi immagino che qui praticamente prendo tutta quanta la stanza se mi fermo lì. Ok. Comunque, quando arrivi lì, ti accorgi che l'armatura, sì, i resti dell'armatura, da quello che ne rimane, sì, sgranchiscono in un qualche modo e cominciano ad arrampicarsi sulla statua. Arrivate in cima alla statua, i resti dell'armatura scendono giù e si vengono a mettere vicino a te e incrociano le braccia così in posizione di difesa. È messa molto male comunque. Cioè, il tipo che se ci sputi sopra ti dà l'idea che cada giù per terra. Nel senso, con l'incantesimo, in teoria, qualunque cosa di magico dovrebbe essere tipo evidenziata, come se ci fosse un'aura intorno. Chiaramente l'armatura è evidenziata dalla magia e anche la statua al centro è evidenziata dalla magia. Perfetto. Il resto no. Bacchetta, nei quadri, né altro. Bacchetta, medaglione, anello e pellicciotto. Anello, pellicciotto, sì, bravo. Ok. Quindi sono tutti oggetti magici, carissimi. Sì. Ci sono altre cose evidenziate nella stanza di magico? No, il resto no. Quadri, sedie, robe, ma ti dico, è stata, vedi, si percepisce nella casa un tentativo di chi l'ha sistemata di creare un ambiente in qualche modo dove potersi rifugiare per i propri rituali, ma non un intento proprio di riportarla alla luce come casa, ecco. Mm-hmm. Ai piani inferiori tutto giace in rovina, in sostanza, e anche il tetto, come vi ho detto. Quindi la statua è chiaramente magica, lo possiamo vedere, sì. Tutti, insomma. Questo potrebbe andare al di fuori delle nostre competenze, o perlomeno dovremmo riposare seriamente prima di affrontare qualunque diavoleria si trovi legata a questa statua. Considerando poi vogliamo provare a farci una dormita qui, sperando che la statua non faccia niente di strano, lasciando l'armatura. Io sarei più per chiamare i rinforzi, se devo essere esatto, sincero. Non stiamo troppo lontani da Candlekeep. Potremmo chiedere a Mime, già che non c'è più il rischio di immischiarsi con gli altri lettori, perché alla fine non c'è più nessun lettore qua dentro. Mime tanto quanto in realtà pure... Perché viene da dire Rocco, non è Rocco. Potremmo chiamare anche Rango e gli altri... Va bene che insomma dobbiamo fare tutto noi, però insomma c'è un limite. Angorix, dobbiamo rifare con la fine dell'altra volta che siamo arrivati là, le abbiamo chiesto aiuto, ci ha detto arrangiatevi e siamo esatto, ricordatevi, era Juan Maria Jorge Ramirez Contrera, e anche però lui. È opportuno chiamarlo maestro Juan Maria Jorge Ramirez Contrera. E anche lui, però insomma in realtà l'idea sarebbe quello di chiamare dei rinforzi da tutto, cioè proprio da tutto l'impero, che ne so, metti che ci serve un battaglione, porca miseria, ce lo dia. C'è sta stato, non ti pure dice anche un po'. Allora direi di fare il seguente.
portiamo sì. l'anello a rango, così tanto sì. controlliamo che quello è l'anello giusto. Sì. Dopodiché torniamo a Candlekeep, andiamo dal maestro e gli chiediamo supporto per... insomma, gli parliamo di questa statua e vediamo se per caso possono gestirlo loro. Ma noi possiamo anche aiutare, ma basta che però ci diano una mano, perché certo, fai certo. a sapere, cioè... Ok. Quindi prima Candlekeep, poi Rango e poi Candlekeep. No, prima Rango e poi Candlekeep. Ok. Allora, uscite dalla chiaramente da qua, giusto? Quando mi muovo la statua mi segue? La statua sì, appena ti muovi tu la statua ti viene dietro. Ok, posso dedurre che il medaglione ha qualche cosa a che fare con la statua? Sì, se ti provi a concentrare... Sì. Ti provi a concentrare? Nel senso, diciamo che posso... percepisci un legame telepatico con qualcosa che chiaramente ha una volontà molto limitata, però percepisci obbedienza assoluta nei tuoi confronti. Se tu provi a inviare un ordine telepatico, vedi che la statua ti segue. Al momento non mi faccio domande e accetto che mi segua così. Un token per sbaglio. Chi è che ho spostato per sbaglio? Ecco, scusa. Ok, la statua ti viene appresso. Quindi uscendo dalla radura riprendete la strada verso Candlekeep. Non così malconci perché vi siete in qualche modo... curati. I cadaveri li lasciate lì dentro o ve li portate? Prendiamo la testa del furetto, io direi. Sì, sono d'accordo. Che barbari. Ma io che pensavo che l'avresti voluta conservare tu. Che essere incivili. Ha pur sempre ucciso il tuo maestro. Gli ho aperto il petto con fulminazzo atomico. Sono più che soddisfatto. Sì. Ovviamente me l'hai detto con queste parole esatte, vero? Assolutamente sì. Prendiamo solo un orecchio. Non so quanto gli serva per riconoscere che si trattasse solo dall'orecchio. A questo punto io voto per prendere la testa. Stasia. Allora, uscendo dalla villa, vi accorgete che Mime non è più lì, come vi aveva anticipato, è rientrato alla biblioteca. E c'è il sentiero, insomma, che percorre il bosco e che... Allora, rimanendo fuori all'esterno delle mura di Candlekeep, potreste andare da Rango, e come avete detto che andavate prima da Rango? Sì. Allora, arrivate alla radura dove c'è la carovana che vi ha condotto fino qua. E alcuni dormono, ma notate che è notte fonda, comunque. Notate che Rango è sveglio, appoggiato alla cassetta della carrozza e è allerta ad ogni minimo segnale, tant'è che quando arrivate si mette in guardia, ma vi riconosce quasi subito. Qual buon vento? Rango, credo che abbiamo buone notizie. No, finalmente, ci voleva. Finalmente, lo dice quello che non ha mosso un dito, vero? Io faccio il mio lavoro, come voi fate il vostro. O almeno spero. Abbiamo trovato questo. Credo che fosse sul furetto. Fammelo vedere. Controlla, sì. Indubbiamente è uno dei nostri. Ottimo lavoro, ragazzi. Sottomaior sarà decisamente contento. Ottimo lavoro. Tuttavia, sì, nel caso che abbiamo trovato una statua... Com'è che l'avete descritto? Un forte potere demoniaco?
E si dà il caso che la battaglia ci abbia lasciati tutti quasi morti, quindi... È stata impegnativa, immagino. Beh, insomma, quel che non ammazza ingrassa, dicono, giusto? Sì, beh, siamo grassissimi, sì. Infatti, adesso, guarda. Madonna, caria. È il vento che fa sto casino. Scusatevi, qual buon vento. Sì, ci deve essere vento, ho sentito le ringhiere, blam, 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 un casino. E allora, raccontatemi un po' le novità, cosa avete scoperto? Da dove iniziare? L'onore è tutto tuo, Mercurio. Spostiamo la testa. Oh, cavolo, questo sarebbe il furetto? A quanto pare sì. Sì. Abbiamo fatto fuori anche il necromante, ma ho ben pensato di incenerirlo, quindi in quel caso non c'è nessuna testa da riportare indietro. Non farlo. Beh, potevamo anche farla tempo. Cenere. Però aveva un bel pellicciotto. Glau mi sta facendo il favore di portarlo finché non lo facciamo. Finché non lo facciamo purificare. C'è io il pellicciotto. Credo che potrete portarlo a Jorge. Lui sicuramente. Mi potrà aiutare in questo. Credo che dovrete rendere conto a loro di quelli che sono stati gli avvenimenti di stanotte e poi potremo riprendere con la nostra missione. Cosa facciamo della statua malefica? Comunque sì, e non credo che sia il caso di lasciarla lì. Credo che sia il caso di andare a capire quale terribili forze siano in atto in quella villa e perché quella statua sia lì. Parliamone con Jorg. Sì, credo che sia la cosa migliore. Andiamo, dobbiamo tornare. Se la statua, se la statua è veramente legata a forze demoniache, credo che avremo bisogno di un intero battaglione. Lo penso anch'io. L'armatura sembra. Forse sia particolarmente esperto di demoni, ma forse scura è lì che mi portate dietro. Cosa sarebbe, indicando l'armatura? Sì, è Mercurial, nuovo amico. Abbiamo recuperato un medaglione dal corpo del furetto e sono sicuro che ha un qualche potere magico e per qualche motivo è collegato a questa armatura. Non sono ancora riuscito a identificare correttamente il medaglione. Avrei bisogno di recuperare una perla di un certo valore da poter utilizzare in un rituale di identificazione magica. Aspetta un attimo, perle. Dovrei avere qualcosa nella cassetta. Si gira, entra dentro il cassone dentro il carro. Tu sentite che scartabella un po' con la sua delicatezza, i suoi due metri, esce fuori questa perla minuscola in mano rispetto alle sue mani. Credo che questa possa andare bene, Mercurial. Prova. Ok, allora controllo la perla, utilizzo i miei ho degli attrezzi, si chiama Tinker Tools, ci sono lenti di ingrandimento, aggeggetti, specchi, cose varie. Controllo la perla, mi sembra, sembrerebbe del giusto valore. Dopodiché, concentrandomi sulla perla, inizio a fare questo rituale e cerco di appunto di identificare. Ho bisogno di, non sbaglio, 10 minuti anche per questo, sì, perché 10 minuti 10 volte il tempo di casting è un minuto, quindi sono 10 minuti. Quindi eseguo tutto questo rituale e nello specifico iniziamo con il medaglione. Scusa, in questi 10 minuti il rituale mi dà imparo tutte le proprietà, come usarlo, se richiede attunement, se ha cariche, eccetera, eccetera. Ok, quindi allora scopri l'amuleto, no? Giusto?
Sì, l'amuleto, iniziamo con l'amuleto. Ok, l'amuleto ti dice, capisci che è un amuleto che serve per creare un legame telepatico col guardiano armatura, no? Scopri che è un guardiano, quel tipo di costrutto si chiama guardiano protettore. E praticamente, fin tanto che possiedi questo amuleto, il guardiano protettore ti viene dietro e ti chiaramente al momento è fortemente danneggiato, quindi dovrà essere tua cura in qualche però modo riparare. Però sappiamo che si autoripara, giusto? Si autoripara, sì, piano piano. E comunque rimane, esegui i tuoi ordini, se tu gli dici rimani qua, lui rimane qua, se ti deve venire dietro, ti viene dietro e ti fornisce una sorta di protezione. Funziona con come azione bonus o no? Comandare la statua? È un legame telepatico, lui agisce nel suo turno, praticamente. Ah, c'è il suo turno? Turno. Sì. Di oltre che l'uccello, voilà. Esatto, come l'uccello, come... Sì, praticamente è diventato... Sono delle statistiche, Carlo, di cui devo essere informato? C'è qualcosa di particolare? Prendi nota se vuoi. Ah, classe armatura 17. Un attimo, Sì. Quando sarà sano ha 142 punti vita. Ok. 9 metri di velocità, sì. Forza 18, sì. Destrezza 8, sì. Costituzione 18, sì. Intelligenza 7, che è un saggezza 10, sì, saggezza 10, carisma 3. Un figo. Quindi praticamente è uno zerbino. Non può parlare. Ha varie immunità ai danni di veleno, è immune alle condizioni di... Beh, se vuoi scriverlo, se no... Sì, sì. Affascinato, avvelenato, indebolimento, paralizzato e spaventato. Percezione passiva 10, scuro visione, vista cieca 3 metri, scuro visione 18, non può parlare. Vabbè, ci sta. Poi chiaramente se si trova entro 18 metri da te, metà dei danni se li prende lui. Lo puoi chiamare telepaticamente se sei nello stesso piano di esistenza, lui viene da te. Ci mette il tempo che ci mette, ma arriva. Se possiede almeno un punto ferita, se possiede almeno un punto ferita, ne recupera 10 all'inizio del suo turno. Quindi di qui a ne passano di turni, a voglia che si ripiglia. Poi puoi lanciare un incantesimo dentro di lui, cioè gli metti un incantesimo dentro di livello 4 inferiore e se gli dai il comando lui lo usa. Oh. Oppure puoi predefinire una condizione, cioè tipo se qualcuno ti sputa in faccia tu lanci palla di fuoco, cioè tanto per dire. Oppure gli dici tu lancia adesso quell'incantesimo. Era l'azione che avrebbe fatto il furetto al prossimo turno, però ha due attacchi con i pugni più 7 al tiro per colpire. Oh, io posso stare... 2 dadi da 6 più 4 di danni. Quanto? 2 di 6 più 4 di danni ogni pugno. Ogni pugno, sì. In più, se qualcuno ti attacca e il guardiano è a 1,5 metri di distanza da te, aumenti la classe d'armatura di più 2. Occupazione.
pensi di cambiarle il nome? Si chiama Agenore. Va benissimo. No, va bene, va benissimo. Per eventuali dettagli, pagina 177 del manuale dei mostri. Ok, per eventuali... allo stesso modo eseguo lo stesso tipo di rituale sia sul pellicciotto che sulla bacchetta. Allora, il pellicciotto scopri che aumenta in qualche modo la resistenza ai danni di chi lo indossa, in sostanza dà più uno alla classe d'armatura. Ma domanda, il pellicciotto sarebbe che tipo di armatura di preciso? È leggera, però si può, cioè in realtà è un accessorio, si può indossare oltre si l'armatura. Può indossare sopra l'armatura? Sì. Ah, tipo il cloak. È come un mantello in sostanza. Ok. Comunque è un'armatura, conta come armatura comunque. Conta come armatura, ma va oltre, ma è come un mantello, capito? È come se fosse un mantello più uno. Allora non è una è come un accessorio. Però è fatto da pellicciotto, capito? Sì, no, però non viene considerato armatura ai fini dell'armatura, quello... Cioè puoi indossare un'armatura e metterti il pellicciotto sopra. Non ti devi togliere l'altra armatura. Lo puoi indossare sopra. Se hai anche un'armatura completa, lo metti sopra l'armatura... È decorativo in sostanza. Nel mio caso sarebbe molto comodo. Defini però di eventuali condizioni che dicono che senza armatura hai quel bonus lì. Ah sì, in quel caso rimane senza armatura, cioè vale come senza armatura, ok. Allora sì, dai, lo lascio a Glau. Vale come senza armatura. 18 di classe armatura. Questo è da barbaro, sì. Sì. Sì, sì. Speravo e la bacchetta invece, Carlo? Invece bacchetta? L'ultima, la bacchetta, giusto? Sì. Il pellicciotto scopre anche che non ha maledizioni, non è contaminato da magia. Perfetto. No, ma a me non era per quello, a me era semplicemente una cosa simbolica, non era per altro. Cioè, perché lo ha indossato un necromante, ma tanto se lo deve mettere lui, quindi non me ne fotte un cazzo. Ok, la bacchetta... è una bacchetta da guerra, scopri, che dà più uno al tiro per colpire. Ah sì? Sì. Ricevi un bonus ai tiri per colpire con incantesimo. Ah ok. Questa me la prendo io. Sì. Inoltre il personaggio ignora metà copertura quando effettua attacco con incantesimo. Ah, però. Buono. Allora, fatemi scrivere, va? Questa signora sì. So di che legno è fatta? In realtà non è di legno, è di metallo. Di metallo? Sì, è una bacchetta di metallo. E porca troia, però io non lo posso usare il metallo, ragazzi. No, i druidi non possono usare armi di metallo. Palesemente scritto o mi fa il favore master di farla diventare di legno oppure la devo usare Mercurial. È di Sambuco. Improvvisato adesso, dai, è di legno. È di legno. Non ci ho pensato al fatto se era di metallo o di legno. La bacchetta di Sambuco. La bacchetta di Sambuco. È di Sambuco, di legno di Sambuco. Va bene. Però a vederla sembra di metallo, è levigata e cesellata in un modo che è legno ferro. Facciamo metallo in realtà. Tac. Flexiamo la conoscenza dell'Org D&D e facciamo che è legno ferro. Ecco. Comunque Carlo, non è giusto che tu bevi l'estate, perché qui non c'è io rosico perché a me piace un sacco. Ma sai che è strano da morire, a me l'estate piace soltanto nelle brocchette. Sì, comunque è vero, ha un gusto diverso nel brocchettino, ha un gusto un po' più amarognolo, ma più buono. Allora l'estate è l'unico tè che quando vai al fiume, se te lo dimentichi in macchina, quando torni che è caldo, sa di tè caldo. Sente caldo, è vero.
Gli altri tè sanno di schifo una cosa caldi che la metà basta. Sì, sì, perché c'ha, secondo me è perché è per quel sapore un po' amarognolo. Mica, vabbè, insomma, quindi io non abbiamo preso niente. Ok, no, sì, scusate. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di rituali, abbiamo identificato l'identificabile. Bene. Ok. Okay. Sì. Incazzerà a morte che lo svegliamo nel cuore della notte, ma è piuttosto importante che venga a sapere quello che abbiamo trovato, perché la statua è troppo sospetta e ci serve supporto, non possiamo gestirla da soli. Una domanda sola, Carlo, scusami. Mentre Mercurial faceva tutte quelle cose lì, scusate. Mentre Mercurial faceva tutte quelle cose lì, lo smilzo dormiva? Lo smilzo sta dormendo, sì, sì. Mi vado a legare i piedi. E io, intanto quello che faceva quello, gli legavo i piedi. Prova vedi che lo smilzo dorme e nella cuccetta a fianco alla sua, dall'altra parte c'è la bambina Esmeralda che dorme anche lei beatamente. Okay. Fare la prova di furtività, hai detto? Furtività, sì. Yeah. Eccola. Vai. Okay. Quindi ho ancora il vantaggio che mi aveva dato Mime. Dura un'ora. Penso che un'ora ad arrivare lì non ce l'avete più col vantaggio lì. Bene, però c'ho comunque il coso della la competenza doppia. Insomma, 18 più 6 più 2, 18 più 8, 26. Ok, gli fai un bel servizietto spettacolare senza che lui si accorga di niente proprio. Vedi che dorme proprio beatamente, con un mezzo sorriso sulle labbra, proprio contento. Perfetto, possiamo andare da Jorge, tanto lui ha fatto quello che stava Maria, facendo. Da Juan Maria Martinez Contreras. Brava, dire un po', maestro, ecco. Maestro Juan Maria Jorge Martinez Contreras. Ramirez Contreras, Ramirez. Ah, non Martinez. Ramirez. Sì, ma era Ramirez. Ramirez, come Ramirez di Highlander. Highlander. Allora, arrivate alla porta della biblioteca, della grande biblioteca, e trovate ad aspettarvi sulla porta Babar, il gigante Babar che ha buscato mazzate dall'orco nella puntata precedente. Allora, Babar. Oh, Babar! Uè, amico mio, come stai? Qualche livido nuovo anche stasera, eh? Ne ha sempre di nuove, ma non mi lamento. Ogni livido è esperienza. Ditemi come posso aiutarvi. Dobbiamo andare a conferire col maestro Juan Maria Jorge Ramirez Contreras. Ah, perfetto. sapete dove trovarlo? Beh, ormai siete di casa. Cosa avete dentro quel sacco? Oh, fagli vedere. Madonna! Cazzo, è la testa di Ailnir. La testa come di Ailnir. Come chiami? L'abbiamo staccata dal corpo. E cosa abbiamo combinato? Prima che tu ci arresti, sarà il caso che ci faccia parlare con ci faccia parlare con Orge. Siamo sicuri che ci darà la sua benedizione. In modo un po' scioccato. Sono in parte al corrente della vostra missione, quindi immagino che sia andata a buon fine. Andiamo a chiamare Jorge. Andate a chiamare Jorge. Maestro! Senza essere troppo meravigliati, lo trovate sveglio, che vi stava aspettando. È nella sua camera, seduto alla sua scrivania con un lumicino, e esce fuori, dice: prego, prego, andiamo a sederci al caldo vicino a un caminetto, e vi conduce in una sala di lettura dove c'è un caminetto e alcune sedie e divanetti dove potete sedervi e aggiornarlo dei fatti che sono successi in questa nottata. Io devo usare un attimino la ritirata. Ok. E quindi praticamente in sostanza gli raccontate gli avvenimenti. Sì.
Ok, c'è qualcosa in più che, o in meno che gli volete dire, non dire, o qualcosa che volete sottolineare particolarmente? Allora, io gli volevo dire che quando gli volevo far presente di quello che mi è successo, della visione che ho avuto. Che praticamente quando il mio colpo ha ucciso alla fine il Ailnor, ho avuto la visione del mio maestro che mi diceva che adesso era finalmente libero e quindi mi ringraziava di averlo aiutato. A queste parole vedi che i suoi occhi diventano un po' lucidi, si alza in piedi, viene, ti stringe la mano forte e ti ringrazia. Finalmente Omastar può riposare in pace. Era un giusto e la sua morte è stata terribilmente ingiusta. Fortunatamente la sua eredità ora vive in te. Grazie Mercurian. Hai fatto un favore non solo a lui, ma anche a me. Era un buon amico per me e per molte altre persone in questa biblioteca. Quanto pare... Purtroppo le mele marce sono un po' ovunque e non potevate sapere che avevate una serpe in seno. Il potere oscuro si insinua in ogni dove e avvenimenti terribili si prospettano anche in questo continente. Ci sono alcune cose che dovete conoscere prima di proseguire per la vostra missione. Ma prima raccontatemi cosa avete trovato nella tana del furetto, se così vogliamo chiamarla. Sì, siamo venuti anche per questo, in realtà. Petos Mansion. Ho trovato una statua che non sembra promettere niente di buono. Ecco, abbiamo percepito delle forze oscure davvero. Sicuramente Ailnir ha stretto qualche patto con qualche creatura demoniaca. Dovremo indagare. Indagheremo meglio e cercheremo di evitare che questo male che lui sta portando qui a Candlekeep si possa propagare più di quanto ha già fatto. E per quanto riguarda la vostra missione, avete recuperato ciò che cercavate? Bello. L'avete già consegnato? Rango. Ah, molto bene, molto bene. E okay, chiedo a Lorco se era il caso di dirglielo che stavo cercando un anello. Chiedo a Lorco se era veramente il caso di dirglielo che stavamo cercando un anello. Non era una missione top secret una volta? No, beh, io non ero al corrente, ti dice Jorge. Sapevo qual era l'obiettivo della vostra missione, ma quindi chiaramente noi. Per noi era impossibile capire chi era il furetto. Erano informazioni che ancora non avevamo. Adesso dobbiamo capire se avesse qualche altro aiuto qui alla biblioteca, ma quello è un compito su cui indagheremo noi con un'indagine interna nostra e cercheremo di fare pulizia. Ora che sappiamo chi era a capo di questa organizzazione, potremo smantellarla facilmente. Credo che Mime sarà ben contento di aiutarmi. Offrire aiuto per la statua, noi possiamo anche offrire il nostro, ma non riusciremo mai. Combinate. Beh, direi possibilmente, che allora possibilmente anche con una piccola forza di uomini. A questo punto dovremmo andare a indagare insieme su questa statua. Possibilmente altrimenti... prima potremmo dormire. Certo. Cioè, altrimenti questa battaglia ci porta quasi fin di vita. Sì, un po' tutto. Bene, tornate pure nelle vostre stanze o dove più vi aggrada. Domani mattina ci sarà tempo per risolvere le altre.
altre stanze o fare altro. Se non sbaglio, Sera aveva dato parola a qualcuno. Infatti sì, assolutamente sì. Io vado da Mime a portarli la dietro novella. E per prima cosa le ragazze che ti accolgono ti invitano alla sala da bagno. Nasce una piacevole serata sulla quale non ci soffermeremo nei dettagli. E invece gli altri si ritirano in buon ordine al riposo. Io vado in stanza, ho bisogno un attimo di fare. Ok, tu Andrea dicevi? Vi accompagna Babar a prendere provviste, quello che volete per rifocillarvi, appunto. Quelli che si danno giù. Le notte, Glau, calma i tuoi. Quello che l'hai tolto. Baglio, dai. È stato. Bam! Oh no.